più sento la sigla, più ambigua schifo. Sì. Però è bello. La sigla e metterla durante il countdown, quindi ci facciamo un minuto e 10 secondi di quella musichetta lì. Guarda, oggi ti si sente male, Leonardo? Ti avviso che non so perché, ma ti si sentiva male. Vabbè, non ti incazzare ora col microfono. No. Pronto? Che calda voce. Tanto adesso siamo ancora nella fase cazzeggio, ma subito un ringraziamento. Aspetta, arrivo subito. Panzero Live ci segue e ti saluta. Bella Panzero, grande. Anche a me mi manca, cavolo. E qua, cioè, non abbiamo nemmeno iniziato, è già un momento caramba che sorpresa. Già. Vogliamo le lacrime. Già c'è bella gente. Bravo, vogliamo le lacrime. Facciamo tra salire. Il Panzero è stato il primo avversario che ho affrontato da quando sono tornato, perché in un match di allenamento, però abbiamo fatto una specie di card di prova così in palestra con l'ICW e il mio avversario era lui e l'ho conosciuto lì. Attenzione, mi è arrivato un messaggio da Twitch, quindi siamo partiti, noi non stiamo parlando di niente, adesso siamo partiti, adesso dopo 2 minuti e mezzo abbiamo... Sì. Devi far ripartire la sigla? Tra poco sì, ora quando... Perché noi abbiamo qua l'unica regola, sì, se da basso magari, l'unica regola che abbiamo è che partiamo, noi questa trasmissione la facciamo quando ci devono essere almeno 100.000 persone. Poi non è mai partita la trasmissione. È in attesa di nascere. Nessuno sa come sarà. Nessuno. 13, ormai da ieri è diventato il nostro idolo, che segue viene, quindi ormai... Fisso, Draco, Panzer, Stefano, non so come mai, io avevo una sensazione di déjà vu con Stefano, misteri, come averlo visto tipo 5 minuti fa. Un pubblico ma non era andato a fare la doccia, ci ha messo 30 secondi. Ma avrà quei telefoni, secondo me, anche i telefoni che al telefono posso bagnare. Non riesce a staccarsi da noi. Hai waterproof, ve lo dico io. Sì, al telefono che si può bagnare, almeno riesce a mandare i messaggi. Sei nudo con le mani in tasca, come dicevamo anni fa. Tupac non lo sai, ma c'è stata un'invasione. Tupac, hai voluto... questa non è, non è che l'hai chiamato. Tupac, non lo sai. Non lo sai. Ma una volta abbiamo avuto l'invasione di Stefano in Vestaglia. Vabbè. E lì gli iscritti sono... lui era convinto che avessimo... Cioè, lui ha tirato la scusa che era convinto che avessimo finito. Ah, ok. Quindi c'è stata già qualche gaffe da sì, diretta. Sì. Per forza. Benissimo. Allora, qua... tra 2 o 3 minuti poi cominciamo seriamente. Su YouTube dopo le 10 era un problema questo programma. Adesso siamo molto più edulcorati. Adesso siamo perché adesso poi abbiamo usciamo un po' dal binario, ma vabbè. Allora, non devi nemmeno dire, non sia mai che capiti, perché è una frase che soprattutto qua diciamo spesso. Non devi nemmeno dire frase, parola, scusa, come parola, neanche non devi pensarla. Nemmeno pensarla, perché se la pensi poi la dici. Hai presente non mi rispondere, perché veramente ci vanno per davvero, non mi rispondere. Hai presente nella seconda guerra mondiale quei giapponesi che mandavano a schiantarsi? Non lo so, che senso ha? Hanno bannato gente che ha detto quello. Basta, quello. Vabbè, ok. Magari l'avranno fatto. Che mentre c'è anche qualche altro che si chiamava così, Bisogna stare attenti perché. Bravo che me l'hai detto, non penso che l'avrei mai detto, però. Ma noi invece tra di noi lo diciamo sempre. Vabbè, a telecamere spente, poi la volta che sbagli. Incita a guardare 13 di Netflix, sarebbe quello il motivo, non si sa, io per me posso essere tutti i motivi. Però ho detto te, ok. No. Non mi stupisce, perché tanto. Però sì, è vero, dicono che inciti al
all'occhio. Okay. A farsi del male in maniera fare, definitiva. Esatto, un'altra parola che forse non si può dire. Esatto. Sì, è vero, sì, ho evitato per dire... Non, diciamolo. Cioè, non si può... Praticamente non si può fare... Non so nemmeno come... Ci hanno fatto cambiare anche i nomi, vedi? Cioè, quello che è accanto a te, perché proprio accanto a te siete in casa insieme, te lo dovresti chiamare Enrico, invece ha dovuto mettere le Toys. Ora, infatti, io... Sì. No, spero che non mi abbiano sentito che ho detto il suo nome, perché sennò... Quello accanto a me ha usato mettere, ha messo santità per far vedere che è oltre. Cioè, non... Giusto. Esatto, esatto. Quindi so... Noi ci... Mentre... No, tutto io mi dissocio anche da quello che sto dicendo. Mi hanno hackerato l'account Twitter, quindi anche con questo mi salvo. Non... Bisogna sempre tirare sono fuori. Sono stato frainteso. Sono stato frainteso. Le mie parole sono state estrapolate da una cosa molto più complessa che stavo fuori dicendo. Contesto. Era completamente fuori contesto. Poi al massimo non ricarichi su YouTube la live e sei a posto. Ma YouTube, l'unica cosa di YouTube cos'era? Non potevamo mettere video? I video di YouTube, tra l'altro, non si potevano mettere contatto. No. Vabbè. Però c'era più libertà, ma infatti te l'ho detto, purtroppo è che noi c'è proprio discorso capezzo, cioè a noi piace mostrare il capezzo, e quello proprio no. No. Adesso quando vedo che state cominciando a muovervi troppo, intervengo. È proprio un gruppo che mostra, però. Siamo degli aficionados. Ma difatti se non ho capito male, le prossime dirette dovrebbero andare su siti molto più, diciamo, luci rosse. Ah, cioè, almeno c'è... Sì. Non so se ti posso dare nomi, ma pensa che quello che finisce con hub e comincia con porn ha tolto un sacco di video, perché sono stati hanno, si vede qualcuno ha fatto la soffiata, che con cazzo si fa a fare una soffiata per parlare, non lo so, sui video amatoriali, no? E hanno tolto un casino di video, ho letto. Cioè, sono andato a cercare una mia amica involontariamente. Per ragioni accademiche. Per ragioni, e involontariamente sono finito lì. Però hanno tolto tanto. È stato un brutto giorno quando l'ho scoperto io. Di... È stato... Che poi in più noi su Twitch parliamo in teoria quasi come stiamo facendo fino adesso di wrestling, cioè come abbiamo fatto tutti questi minuti, e si mostrano però i capezzoli nel wrestling, quindi perché ci fanno andare in onda? Perché ci fanno andare in onda, quindi? Questo è un bel dilemma. Non però è vero. Dovrebbero esibirsi con lo scotch, sai come fanno la censura con lo scotch? Ma è vero, è vero, le lottatrici si mettono il nastro adesivo, lo scotch, è vero, dobbiamo farlo. Esatto. Copri i capezzoli. Fatelo anche voi e siamo a posto. Sì. Perché non, si non è la stessa cosa. Vabbè, io rimando la sigla nel frattempo. Vai. E ormai la rimanderemo quante volte stasera? 40, più o meno. Adesso facciamo i formali, quindi mi devo mettere con la mano così per le presentazioni. Ma
Cominciare, facciamo finta di cominciare. Allora, stasera non c'è Draco. Prima cosa, non c'è Draco. Gli abbiamo dato pausa, festa. Ferie. Se sta prendendo un po' troppo, però. Sta prendendo un po' troppo. Vabbè, ciao Draco, t'ho visto prima, ciao. Quindi cioè, abbiamo Leonardo, si è messo nella postazione, ah no, mi devo sempre girare, nella postazione Draco. Sì, nella postazione prende. Leonardo invece si è messo Enrico. Sì. Enrico si è messo nella postazione. Ciao Roberto. Ciao Robby. Vive in America lui, lo sai? Lo sai, a quello che non ho ancora nominato, perché è sorpresa, lo sai. Lo so perché vi seguo, quindi ne ho già sentito parlare. E colui che non ho ancora nominato, però se siete stati attenti ha scritto il suo nome sotto, quindi non è che... Fuck. Che non sa, cioè adesso si pone un problema. Bisogna chiamarti Pac, Mister, No o Limits. No, forse viene un po' più comodo. Tutte le volte che diciamo no, ti devi girare. No. No, ma tutti sapete che Pac è uno scrittore, l'abbiamo preso dal campo della libreria e quindi l'abbiamo chiamato per dire la sua ultima opera narrativa. Libri di poesie. Libri di poesie erano un po' più sulla prosa, però andavi verso la parte prosaica, che non vuol dire un cazzo. E quindi Pac. Te sai che in teoria, appunto, sempre nella teoria, noi parliamo sempre tutto quello che diremo, è tutto in teoria. Tutto in teoria e tutto dissociandosi. Questo sarebbe, bisognerebbe parlare in teoria un po' di All Elite, in teoria. E un simpatico saluto. Questo ciao merda. E io devo buttare subito la prima vera domanda che ti devo fare, proprio perché ho letto Tsunami. Ma te la devo fare immediatamente perché è la domanda che, di rito che devo fare, la domanda che tutti odiano sentirsi fare, ma te la devo fare. Avendola fatta per prima Tsunami, lo chiedo quindi a te, perché hai scelto Tsunami come nome? Perché ho scelto Tsunami? Questa gag funziona sempre con tutto. Se vuoi ti so raccontare vari aneddoti sul nome Tsunami anche, memoria. Questo potrei dire storica. Dopo, ma perché Pac? Questa è una domanda che farò a tutti, che adesso diventerà perché Pac, non più perché Tsunami. Perché okay. Pac e perché Mister e perché No e perché Limite? Sono tutte quattro parole diverse. Ok, allora, Pac è quella che ha la genesi più vecchia, perché credo sia un nome che devo aver inventato intorno al 94, proprio un bambino, che guardava la WWF, e il mio sogno era di andare a lottare lì e mi sono inventato un personaggio, no? Giocavo, fantasticavo, eccetera, e visto che un'altra delle mie passioni era l'hockey su ghiaccio, soprattutto in quegli anni ero sempre allo stadio, mi perdevo una partita della nostra squadra valdostana, mi era venuto in mente il personaggio Pac, quindi sarebbe il dischetto da hockey, ovvero piccolo, veloce e duro. E tra l'altro poi ho scoperto molti anni dopo che esisteva il personaggio del giocatore di hockey che era The Goon, che era una cosa veramente imbarazzante, che aveva degli stivali che facevano finta di essere dei pattini, personaggio veramente impresentabile. E però quel nome lì è rimasto, andando avanti nei videogiochi quando dovevo creare il personaggio come Super, infatti che eravamo Pac e Tsunami sempre, è andato avanti così, poi ci sono stati gli anni delle federazioni online, le FantaFed, sì. E vuoi non creare Pac e Tsunami, creiamo Pac e Tsunami, e quando è stato il momento di salire sul ring è venuto un po' in automatico che il nome Pac è rimasto, per quanto poi negli anni ogni tanto ho pensato che magari si poteva cambiare, poi è diventato un po' parte della storia e lì è rimasto. Invece Mister No Limits risale al 2003, mi pare, che eri sempre, diciamo, bambino nel 2003. Sì, ero molto più bambino di adesso, mettiamola così. Sarà stato il quinto, sesto show dell'ICW a Gabicce Mare, che avevate citato in qualche puntata fa, se ricordo bene, o forse della taverna, ne parlava su. E abbiamo fatto il primo match hardcore dell'ICW per non essere banali e usare il nome hardcore, Kira Pitbull aveva inventato il nome No Limits da usare per questo tipo di incontri. Io ho combattuto nel primo match italiano dove tra l'altro mi sono rotto un dente,
tagliato la schiena con dei chiodi, veramente è stato un disastro. Però a fine match c'erano i bambini che chiedevano gli autografi, boh, mi è venuto da scrivere Pac, Mr. No Limits. E poi, visto che negli anni ho continuato a fare quel tipo di incontri lì, ha preso più significato. Però dopo il primo match io mi sono già autoincoronato Mr. No Limits ed è rimasta. Quando ci siamo collegati, tra virgolette, prima, avevamo detto che c'è questa musichetta che abbiamo nella sigla, che fa molto film porno anni 70, bellissima, però te hai detto i tre aggettivi del dischetto: piccolo, veloce e duro. E non vanno bene, piccolo e veloce non vanno bene. La terza la passiamo, le prime due dipende dal campo. Sappi che me la riciclerò in un promo. Io quando registro i promo delle varie fed mi diverto sempre a metterci dentro delle citazioni, però, che solo gli insider capiscono. Quando farai questa il promo, lo devi fare da incazzato, eccetera. E però subito dopo devi mettere cheat Fabrizio. No, ma il bello è che solo tu e i presenti questa sera la capiranno. Il gioco è sempre quello lì. Tu vedi un mio promo, c'è sempre una cazzata di quel tipo dentro. Poi a volte non la si può cogliere perché magari la sappiamo in cinque, però... Roberto ci dice che credeva che volessi fare un gioco di parole con FAC, però lui aveva pensato bene quel discorso. Ogni tanto pensano che derivi dal personaggio di Shakespeare. No. È una cosa molto più ignorante, cioè curazione. Quando si danno i nomi, nomignoli, a volte c'è gente che veramente crede che li hai presi da chissà quali poemi, cose. Ma no, l'ho preso perché sono un coglione, ho scritto una cosa, ho guardato quell'affare, mi è piaciuto e ho preso quel nome. Perché non ho la terza elementare, cioè non lo so. Cioè... Però è bello giocare. Sì, ti dai un po' di tono. Sì. Quando sono andato a studiare in Scozia. Mi ha ispirato. No, il mio problema è quando poi è venuto fuori il lottatore Pac della IW, che all'epoca lottava in Inghilterra, e a me è stato subito sulle palle. Ho detto, questo si chiama come me. Poi la grafia è diversa. E io ho sempre gufato che nonostante fosse bravo non diventasse mai famoso, perché sennò sembravo io la copia. Ma io l'ho inventato prima quel nome lì, non si sbaglia. Il problema è che adesso ho rivoltato anche il telefono dal nervoso. Il problema è troppo famoso adesso. Pac versus Pac in All Elite, apriamo la faida subito. Magari, purtroppo sembro io la copia, vabbè, d'altronde, quello è un fenomeno. Attenzione a X-Pac però, attenzione. Ah, grande, quella la faida ce la farei. È uno dei miei idoli. Come è contato adesso, lo batti pulito, senza manco. Non so se avete mai visto i suoi podcast dove racconta le sue storie con droghe, alcol. Cioè anche perché episodi... è l'unica cosa che può, non per fare il bastardo, l'unica cosa che può raccontare per davvero. È l'unica cosa che può, perché non si ricorda il passato, è bruciato. Esatto. Però se non pensassi che è vita reale, c'è da ridere. Cioè, io rido, poi penso che poveraccio ci rischia la pelle, vabbè. Però è un bel individuo. E sempre Roberto dice, perché lui è stato a degli show della All Elite, quando poteva. Te non ci sta, te ci scherzi, ma lui lo farà molto probabilmente. In uno show di Dynamite era andato col cartello l'Elite Italian Podcast. Grande, che figata. Io Stefano non fanno censura sui cartelloni. Fai quello che vuoi lì. Cos'è che non si può mettere, Roberto? Cosa presumo, bestemmia? Parolacce, puoi mettere quello che vuoi. Nel limite del costume. Vado a immaginare. E però te, quando hai iniziato e adesso, se fai, se stai facendo qualcosa? No, allora, ho iniziato... l'altra volta c'è detto Lucusiro, che hai lottato contro Lucusiro in vivo. Sì. Ho iniziato quando ho iniziato il wrestling in Italia, quindi con la primissima ICW. Sono tra i fondatori, tra quel nucleo di matti che ha dato vita al movimento. Ho continuato a lottare fino al 2005, mi pare. Poi ho preso una pausetta di un anno per qualche problema interno, che un giorno racconterò, perché l'ho scritto sotto forma di narrazione, quel periodo lì è venuto molto bene, un giorno uscirà. E, sono poi rientrato in azione, ho continuato a lottare fino al 2011,
Poi ho avuto 10 anni di blackout, varie vicissitudini mi hanno portato lontano dal ring, che però ha sempre continuato a mancarmi come se mi avessero tolto una parte di me proprio. E per puro caso mi hanno, tra l'altro io per evitare di soffrirci, perché era veramente una sofferenza stare lontano da quell'ambiente, ho tagliato tutti i contatti. Mi sono proprio isolato da quel mondo e per fortuna devo dire grazie al mitico Manuel Maioli, il mai abbastanza citato Manuel Maioli, che ha deciso che avrebbe trovato il modo di contattarmi per invitarmi allo show 500 dell'ICW e da lì è ritornato tutto, perché sono andato lì, ho rivisto i vecchi amici, ho rivisto Tsu che non vedevo da anni, ci siamo scambiati un abbraccio che è uno dei ricordi più belli della mia vita, penso. Brividi mi vengono quando ne parlo, e poi chiacchierando ho scoperto che avevo un polo di allenamento ICW praticamente dietro casa, una ventina di minuti di viaggio con Doblone, e mi ha detto: dai, ma hai voglia di provare a fare un allenamento? Guardato mia moglie, che non era ancora moglie ma lo stava per diventare, mi ha detto: vai. E così è ripartita l'avventura, e adesso sto lottando per la, come si chiama, per la Viva, per l'ICW, adesso è tutto un po' fermo, e per la TCW, che tra poco dovrebbero uscire finalmente queste puntate TV che sto aspettando tantissimo e non vedo l'ora di vedere i match. Ma perché ti vuoi vedere in TV? È quello là. Sì, quello principalmente, voglio vedermi in TV, ma soprattutto perché ho fatto delle cose abbastanza pazze e piuttosto impresentabili in TV. Perché se c'è una cosa bella della TCW è che se tu vuoi fare qualcosa, lo fai. Non, nessuno viene lì a dirti è troppo, no. Infatti per me è proprio un parco giochi, al di là che è un bellissimo gruppo, mi sono trovato subito da Dio, ci ho lottato, sarà circa un annetto fa, e poi ci ho rilottato per queste registrazioni, e veramente, lì sono arrivato con un'idea, ho detto: facciamo sta pazzia, facciamola, e si è fatta, secondo me è venuta anche molto bene. Tra l'altro, su quelle registrazioni lì vi chiedo una cosa, che non so se voi ve la ricordate, la Wrestling Society X. Sì, quella che poi era quella di MTV, poi il fatto. Esatto, era una trashata incredibile, però purtroppo... Almeno il trash era bello. Bravo, io ne sono un fan, non tanto tempo fa ho riguardato alcune puntate, perché è una cosa portata proprio oltre. Cioè, è oltre il concetto di wrestling. In quelle registrazioni l'hanno preso da lì, il motore. Ecco. Esatto, bravo, è vero, più o meno l'humus culturale o pseudotale è quello. E in quelle registrazioni della TCW un po' il format era quello lì, perché c'era poco tempo per concentrare tanti match, e quindi saliamo sul ring, spot, 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 follia, degenero, e mi sono sentito un po' come se avessi avuto la fortuna di lottare nella Wrestling Society X. Speravi di avere Vampiro dietro che ti facesse sì, quei personaggi, ma tu leggi quel roster lì, ma sai nel backstage quanto si divertiva quella banda? C'era Vampiro, Pac, Vampiro, ne parlavamo prima, X-Pac, non Pac, X-Pac, esatto. Già soltanto con loro due si può capire. Era, come si chiama, Teddy Hart, New Teddy Jack, Hart, New Jack, mamma mia, tanta roba. Poi aspetta, adesso riesco a pensare la mia vita. No, intanto guarda, io nel frattempo le cerco, me ne batto le palle, così no, mi viene anche in mente. Ogni spot c'era un'esplosione, una cosa che si sfasciava. Sì, cioè, era veramente... Il presentatore aveva un'energia, cioè, vabbè. Vabbè, ma un po'... quell'energia che credi che vada avanti, non si sa per quale so, cosa. Alimentata da quale fonte? Ho avuto un paio di idee, ce le ho. Secondo me ho sbagliato. Eccola qua, vediamo se riesco a trovare. Ma spagami qualche nome che non mi ricordo. Se mi ha messo... Forse c'è anche Sanjay Dutt. Mi sembra anche a me, sai. Ah, c'era cosa? Jack Evans, bravissimo. Jack Evans vinceva anche lì. Allora, mettetemi i nomi, maledetti. Allora, Vampiro, Ricky Banderas. Poi, Matt Seidel, mi dicono. Leggo. Sì, fai pure. Quindi abbiamo Vampiro, X-Pac, Jack Evans, Matt Seidel, Human Tornado, Bret Ernst, Ricky Banderas, Chris Klaus, Elizabeth Miklosi, Teddy Hart, Seth Rollins... Scorpio Sky? Sì, è vero, hai ragione, è vero. Ma Justin che strada che ha fatto? Direttamente dalla Rollins, vabbè, sarà stato come Tyler Black, vado a presumere.
Sì, sì. Justin Credible però... l'avevano usato male, però. Peccato. A me piaceva tantissimo. Luke Cox, Aaron Aguilera, Harry Cannon, Colt Cabana. Colt Cabana, giusto. Colt Cabana, vero? Una persona che non si può più dire nel mondo del wrestling. Jimmy Jacobs, Matt Cross, signori. Nick Nagel, Zack Wilde, Wick Grimes, Chris Evans, Joey Munoz. Ma la persona che non si può più dire è quella persona della fine. È quella Speaking Out con i baffi. Speaking Out, credevo dicessi. No, Benoit si può dire. Infatti credevo dicessi Benoit. Tipo, figurati se Benoit si andava a infilare in un contesto del genere. Benoit si può dire, no, è quell'altra. Cioè, gli si è fuso il cervello per molto meno, figuriamoci se andava lì. G.K. Money, Ryan Sogoda, Genki Uguji, Styles P, Momalis, Joel Madden, Quicksilver, Lacey, Gary Wolf, il Pitbull. Gary Wolf, il Pitbull. Leggo anche una curiosità, doveva partecipare anche Delirious, che Delirious esiste ancora adesso, un grande, però aveva appena lavorato per la TNA e quindi non aveva... Nel suo contratto non aveva accettato di firmare la gentleman agreement di poter partecipare sia per la TNA che per loro. Ok. Alla fine non... 3 mesi di programmazione, anzi anche meno, perché praticamente un mese e mezzo. Io percepivo un sacco di gente, non capisco perché, non capisco, o non avevano avuto i soldi o qualcuno di quelli lì. Il più sano, penso, un gruppo gestibile, infatti. Al più sano, metti d'accordo su qualcosa. Pensare che il più sano forse era Jack Evans, cioè è tutto dire. Sì, probabilmente lo era davvero. Il più sano era Colt Cabana, può essere. Perché... Colt Cabana era giovane. Era giovane. Colt Cabana, adesso non è che sia al massimo della... Vogliono sapere cosa stai bevendo, Mister Fava, il tuo arbitro. Sto bevendo una pastry stout, una bella birrozza impegnativa. Buona. Per darmi il brio per questa live. Ma sei di quelli che non segue più il wrestling proprio da seguire, invece segue o segui qualcosa? In linea di massima ero di quelli che non seguiva, guardavo cose sporadicamente a seconda dell'interesse, sai, c'è la grossa notizia tipo Sting in un Elite, me lo vado a vedere, il match di cui tutti parlano bene me lo vado a vedere, oppure il lottatore che mi interessa. Poi in realtà questa settimana dietro il consiglio di Tsumi sono guardato Dark, mi è piaciuto, bello. E adesso poi nei mesi a venire dovrei avere un po' più di tempo libero e quindi secondo me può anche essere che ricominci a seguire un po' regolarmente il wrestling. Diciamo che ho quella testa un po' stortazza da non riuscire più a seguirlo da fan. E quindi quando cominci a guardare troppo il lato tecnico delle cose ti perdi una parte del divertimento. Acquisti un'altra cosa piacevole, però proprio il puro divertimento di quando da ragazzi ci guardavamo le videocassette di Nitro, che le registravamo di notte, ce le guardavamo sabato sera, la cosa lì non c'è più. Però non escludo che possa cominciare a riprendermi la passione del seguire, che poi sarà sempre un seguire con un occhio diverso. Però ci sta. Per esempio, io sono un grande fan dei deathmatch, di quel genere di wrestling lì, e anche lì guardo i match. Adesso ho ripreso a guardarli un po' più di recente. Ho anche cambiato opinione a riguardo, perché prima ero convinto che fosse in questo periodo avesse perso un po' di significato la cosa. Perché mentre un tempo, e parlo non di troppi anni fa, tipo 20, sì, andavano molto oltre, però i match avevano un abbozzo di storia, un cercare di mettere over le varie armi, di dare significato a quel che si faceva. Le cose più recenti che ho visto erano un massacro. Poi però, cominciando a vederlo, ho detto no, questo qua ha un significato nuovo, perché almeno i match che ho visto, che sono della Global Championship Wrestling, ho guardato soprattutto match di Nick Gage, che mi piace tantissimo. Sì. E sembra quasi vedere, diciamo, partiamo da un concetto di wrestling, una base, ci sono gli schienamenti, ci sono delle mosse ed è work, punto. E il resto mi ha dato l'idea, come se fosse diventato ormai una lotta di gladiatori, dove si spaccano e il gioco finale sia arrivare a dimostrare chi dei due è più resistente. E ti dico, ci sono dei match che mi hanno davvero emozionato, che magari se li guardavo 3-4 mesi fa
avrei detto vabbè, ma è troppo, che noia, il centesimo neon spaccato in testa. Però guardandoli bene, boh, secondo me è una nuova idea. Poi è chiaro che può benissimo non piacere, è lontanissimo dal concetto di wrestling classico. Però secondo me un Sto significato e premendo, un valore ce però l'hanno. la GCW però sta funzionando sempre per quello ovviamente che è, però sta funzionando, la seguono, cominciano ad essere seguita parecchio Sì, guarda che quella rispetto lì non è una brutta idea, lo stanno facendo bene, si fanno una pubblicità enorme, hanno un bel marketing con magliette, pubblicità di ogni tipo, secondo me è interessante. è riferito a te questo, un Bret Hart contro Benoit 2 a Nitro mangiando crepe durante Mamma mia, mamma mia. Eh sì. la riferito. Madonna, quanto ci divertivamo. Adesso partiamo con un momento nostalgia. Ma invece eri o sei più per il puro, per il lucha o wrestling barra inglese, americano, comunque quello Allora, più mi sdoganato. piace di tutto un po', nel senso che ho sempre guardato di tutto un po'. Ci sono cose del puro wrestling che mi sono piaciute tantissimo, la vecchissima Michinoku, i pesi leggeri in generale, diciamo. Al di là del mondo deathmatch, quello là, proprio tutto, proprio guardato ogni cosa possibile. E del Messico non ho visto tantissimo, ma forse più che altro non mi ha catturato tanto la cultura che c'è dietro. Deve prenderti. Se tu capisci la cultura che c'è dietro a quel mondo lì, ci impazzisci. Sì, non segui più il resto, se capisci la loro cultura non segui il resto, È una per cosa, è un mondo a esempio. parte ed è talmente figo che. Però vabbè, si guarda, principalmente però ho sempre guardato Stati Uniti, da WCW, ECW, WWF barra I, adesso qualcosa di All Elite che sto riscoprendo, le Indie, la CZW, piuttosto che le cose peggiori tipo la IWA Mid-South o altre cosacce di veramente roba che Jim Cornette sviene ogni volta che le vede, però. Tra l'altro, Perché, io ti ma butto non lì è una non è chicca. stato dimmi. Non so se sapete chi è Superhuman. Ok, vi manca per fortuna. È un ragazzino americano che mette video dove fa degli stunt estremi, dove si butta sulle cose. E ha una vaga somiglianza con Vaga. È la versione un po' cicciotta di uno dei tre presenti oltre a me in questa live. Andatevelo a cercare. Da questa inquadratura, visto un po' da lontano, soprattutto. Visto quello un po' più distante a Leonardo. Esatto. Tu E vai a quindi vedere è lui. Superhuman e questo qua si butta su delle cose. Vabbè, io lo seguo, gli metto like a ogni post, poverino. Sta già andando a controllare In realtà è lui. il telefono. È lui in realtà, È cioè, perché lui! voleva No, no, mantenere no! l'anonimato. No, 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 perché Superhuman ha una forma fisica strana. Voleva mantenere l'anonimato, gli hai svelato il segreto. Ma io ce l'ho finito. Qua siamo proprio ai confini del super trash. Stefano, ha scritto questa cosa: Giappone e Messico perderemo Enrico. Ma secondo voi io faccio le domande a caso? Sì, faccio le domande a caso perché non prendo mai una domanda. Ma visto che ti ho chiesto di Giappone e Messico, Enrico, te hai Sì. visto Triple Mania, vero? Ho visto Triple Mania, ma vorrei fare poi una precisazione. Io non è che impazzisca così tanto tanto per la luce, eh? Cioè mi piace, ma non ci perderò mai la testa per dire. Ma come dicevate voi, c'è tutta una cultura che probabilmente bisogna entrare. Per me, per esempio, è troppo esagerato, troppo colorato, troppo rumoroso, però mi piace ogni tanto. Per il puro un altro discorso, lì ormai mi sono già perso, quindi per il puro sono già andato. Però sì, Triple Mania l'ho visto, non è la prima edizione che vedo perché comunque la AAA fa questa cosa molto bella che carica i show passati sul canale YouTube, per il vero, Oh, che quindi bello. chi volesse può Se farsi una scrivi su puntata. YouTube, c'è cioè proprio anche la CMLL lo fa. Vai sul loro canale e caricano sempre un sacco di roba, anche vecchia. Infatti, Sì, ho ma recuperato un sacco di roba così, però la metto dopo loro. per esempio Triple Mania 27 l'hanno caricata un mesetto fa circa, e poi hanno fatto la 28 che credo tra poco diventerà di nuovo disponibile per intero.
comunque sul canale. È una cosa molto carina, in realtà a me piace molto quando, soprattutto in periodo lockdown, danno così show in cui uno può guardare, si fanno pubblicità e poi magari ti fidelizzi al discorso. E tornando al discorso, ti chiedono se hai mai letto Quebrada. No. Leggi Quebrada. Devo leggere Quebrada, va bene. Sì, sì, va bene. Va bene, adesso, va bene. Però. Sì, adesso. Libreria. Chiami qualcuno che te lo porta. Perfetto, perfetto. Però me lo segno. Sì, comunque, per tornare alla domanda principale, Triple Mania l'ho vista, rispetto alle precedenti edizioni mi è saputo un qualcosina meno. Non lo so, non mi ha preso così tanto. Secondo me ha preso il decollo dal match, quello tra virgolette Marvel, non so come si chiamava ufficio, forse Marvel Match. Era Marvel. Sì. Da lì ha preso un pochino il volo, perché era un pochino sottotono, tranne forse il tag team, quello in cui si difendeva il titolo di tag team, dove c'erano dentro Penta e Rey. Ma è stato un pochino sottotono, secondo me. Poi da lì ha preso il volo, e dal match che dicevo, secondo me il match di Omega con la Redo Kid è stato qualcosa di mani nei capelli, perché è bestiale, veramente un gran bel match, ma tanta roba. E purtroppo è capitata la Lucha de Apuestas dopo, che ha dovuto andare in onda dopo di loro. Mi dispiace per loro, perché hanno fatto un grandissimo match. Però, cioè, di fronte a questi qua, uno cosa fa? Cioè, o andavano a casa o si rasavano i capelli direttamente senza picchiarsi e potevano andare. Ma poi è piaciuta più la Lucha de Puestas che a me è piaciuto di più pagare Chessman. Allora, lì in realtà è questione di gusti, secondo me. Allora, io tendenzialmente non è che ho, io ormai, essendo uno squalido vecchio, dei match hardcore me ne batto il velino, come si dice in gergo, soprattutto non a Genova. Però ho apprezzato lo stesso molto di più Pagano Chessman, perché li ho visti proprio più sul pezzo, nel vero senso della parola. Cioè, si sono dati, punto, a prescindere da hardcore, si sono proprio dati. Allora, io ho apprezzato una cosa di quel match lì, cioè la chitarrata in testa al commentatore. Sabino. Io al 129esimo pericolo. Basta che recuperi uno o due incontri che ti capita su YouTube, perché tanto li hanno lasciati, e sentirai Savinovic, che era quello della WWE. Sì, sì, certo. Ugo Savinovic, forse. Esatto, è lui. Cioè, inascoltabile. Inascoltabile. A parte che grinda ogni tre secondi, peligro, per chi non sa, il danese è pericolo in spagnolo. Non... Però io ho una scarsissima sopportazione per quasi tutti i commentatori di quasi qualsiasi federazione. Perché non mi piace lo stile esagerato. Anche io odio. Esagerato, l'odio anch'io. Non a caso odiavo i vari recalcati Valenti in Italia, così come Posa, Franchini. Ma sarà un mio limite, sarà un mio limite, però. Oltretutto, io un movimento per censurare. Qualcuno che non guardo show recenti. La Brada e la Passion. Sono degli aneddoti collegati a questo discorso. Quebrada fumetto, però. Sì, sì, no, lo recupero. Sì, è una bella lettura. Comunque, cioè, per tornare al discorso, io non mi ricordo negli show un pochino più datati che mi sono recuperato, da che li hanno messi su YouTube, questo commento un po' fastidioso. Non so se non l'ho registrato io nella mia testa, ma io stavo smattando io l'altra sera. Cioè, io che l'ho detto finirà, basta, e invece no. Secondo me è andato in palla, perché allora, se ci hai fatto caso, quando c'era Omega contro la Redo Kid, sì, il momento che è andato sopra per buttarsi addosso a Manakazawa e Omega, eccetera, c'era Savinovic che aveva Omega a 10 centimetri dietro e continuava a ripetere che stava guardando dal monitor, con l'altro telecronista che si guardava Omega così, perché ce l'aveva lì. Non è che si è girato. E lì ho capito che dopo, che c'era qualcosa che non andava. Dopo tutta l'ho visto di mattino, quindi dopo tutta la mattina che mi ha rotto i coglioni col peligro e a urlare, ho detto, sto qua, cioè, non gli è mai scesa da quella della sera prima.
perché cioè, ce l'aveva dietro, è rimasto impallato così nel ma monitor. Poi è quella sera lì che si è preso la chitarrata. Si è preso la chitarrata. Ah, beh, allora ci sta. L'incontro dopo si è preso la chitarrata. Sì, facciamo finta che lo faceva apposta per avere poi il pop della chitarrata. Sì, esatto. La coppia Gabrielli Puttini, eh sì, però per... Ah, vabbè, è vero, sì, scusa, è vero, rompere le cose. Porca miseria. No, quelli sono validi, Gabrielli. Io li difendo. Anzi, devo difenderli no, così mi proteggono nei match. Quando ci sono cose che non vanno bene, commentano sopra. Va bene così. Sì, lo faceva proprio per quello. Non lo faceva per quello. Non lo faceva per quello. Giustamente per... Stefano difende il collega. Sì, è bravo, sì, esatto. Volevo dirlo io. Sì, che spirito di corpo, proprio. Sì, assolutamente. La lobby dei commentatori. Questa voce, perché se non mi credo superiore a Savinovic. Mamma mia. E comincia. E poi comunque ci ritorniamo anche su Triple Mania, così almeno spezziamo. Tanto abbiamo già raccontato il finale, quindi... Alla fine comunque l'assassino è il maggiordomo. Sì. Non volete... E lo zoppo. Sì. E lo zoppo. Tra l'altro, quello di Zoppi, un aneddoto di fine Zoppi, il più famoso zoppo è quello di... Soliti sospetti. No. I soliti sospetti che Cazzarsose. Ok. Esercose, a proposito di spoileroni, ero al mare con i miei amici. Uno che non c'entrava, tutti dovevamo andare a vedere i soliti sospetti ancora. Uno che non c'entrava un cazzo, tutto ad un tratto ha detto: è veramente bello quel film. State attenti allo zoppo perché l'assassino è lui. Ma lui l'ha detto in... cioè, come se noi l'avessimo visto. No. Rovinato tutto il film. Io quando ho visto Kevin Spacey nel film zoppicare all'inizio ho detto no, anche perché cioè, in tutto il film che hanno fatto vedere poteva essere tutti tranne che lui, porca puttana. Invece posso dire una cosa? Io non l'avevo ancora visto, però vabbè, ma adesso sei, adesso sei lo spoiler dopo 20 anni cade in prescrizione, però qui come no, non entrare a parlare di Angle perché sennò è una parte, è meglio di no. E te che ti ho sentito ridere già 2 o 3 volte settimana prossima. Lo sai che dovresti... Adesso ti faccio partire una delle... Quante parti facciamo? 5 oggi del Bing di Nord. No, oggi facciamo 2 e basta perché tanto è durato 1/4 d'ora, quindi presumo ce la giochiamo con poco. Te, Pac, lo sai che... lo sai, anche se non lo sai, te devi dire di sì, perché tanto... Fa Bing d'Elite. Sono andato a vedermelo 1/4 d'ora prima di collegarmi, apposta per godermi ancora meglio il suo playback day. Adesso ci sarà... Perfetto. E poi il vero titolo, loro avevano pensato questo titolo, Bindi e Nardo, esatto. Poi però col discorso Max, che ho creato la All Elite, allora hanno voluto mettere... Max, sono amici miei ormai, quando facevano i vlog in macchina, in fila, sulla superstrada. Esatto, però. Tra Napoli e New York. Sì, esatto, la Napoli-New York. La famosissima Napoli-New York, che bevi di filato. Dunque, come comincia questo Bing d'Elite? Comincia con la mitica intervista di il buon Alex Marvens di settimana scorsa di Dynamite ad Hangman Page, dove praticamente gli veniva detto che doveva trovare dei tag team partners per il prossimo del match della prossima settimana, quindi mercoledì scorso, contro gli Hardy Party, Matt Hardy e i Private Party. E chi esce fuori dal bancone con dei cappelli da cowboy? Escono Silver e Reynolds, che sono la special recruitment del Dark Order super accessoriata, quindi... Di buon grado lui accetta questo invito, ma solo per cappello che facciamo notare te hai alla tua sinistra. Vado per sì, è vero, ho questo cappello qua.
No, ora non so come ti ha girato la telecamera, per noi è la tua sinistra, però non so. Questo qui, sì, esatto, avevano un cappello come quello lì. Poi ho ripensato un attimo un'altra cosa, ma ve la dico più avanti quando ci arrivo. Praticamente accetta, ma gli appunti del Bucks gli mandano la sceneggiatura direttamente. No, sono io che scrivo la sceneggiatura. È lui, esatto, che scrive la sceneggiatura. Quindi si va veloce nel fuori onda. E Reynolds con Silver discutono sul fatto che, sai, stavo pensando ad una cosa, dobbiamo approfittare del fatto che abbiamo i cappelli, insomma dobbiamo coinvolgere ancora un po' di più Hangman Page, abbiamo i cappelli. Reynolds dice: mi sono venute in mente due parole per convincere ancora di più. Silver lo guarda e gli dice: Winner e Butt, e la traduzione ve la fate da voi, perché io queste parole non le dico, sono una persona edulcorante proprio. E dice: ma no, ma che Winner e Butt? Cowboy Day! E li impazziscono, sì, dai, Cowboy Day, Cowboy Day. Parte, e quindi che succede? Parte la sigla, e abbiamo, vabbè, una ripresa della Cutler Cam che inquadrano i match dei Young Bucks. Questa Cutler Cam è stata un po' più interessante rispetto al solito, perché facevano vedere anche le reazioni degli Acclimed durante il match che hanno avuto contro gli Hybrid 2, e quindi diciamo c'è stato, diciamo, questo piccolo ricollegamento con la storyline che poi si è vista in Dynamite. Comunque, finito questo, abbiamo Hangman che corre, cammina nel backstage e viene intercettato da Silver e Reynolds, e gli dice: tranquillo Hangman, guarda, dobbiamo discutere della strategia per il prossimo six man tag team match. Hangman sospira, dice: vabbè, però 5 minuti, tranquillo, 5 minuti abbiamo fatto. Si portano all'entrata del Dark Order Club, e praticamente è allestito come se fosse l'entrata del saloon. Hangman capisce, mangia la foglia, vorrebbe scappare, no, bloccato, lo buttano dentro il club, e dove tutti sono vestiti da cowboy. Quindi abbiamo tutti con il cappello da cowboy. Molto, molto scena scuola di polizia quando entrano nel locale, che sono vestiti da Village People. Il Blue Oyster è un locale. Questo ormai per i giovani è difficile da capirla, ma per i vecchi invece. I vecchi è troppo. Soprattutto è troppo la musica. Il problema è che adesso mi hai fatto ricordare la musichetta, è finita. con è saltato, ma ci piace, piace ricordarlo così, con un sorriso mentre cantichiamo, felice, gioioso, spensierato. Che bello, io lascio. Perdonate. Ah, ok, si muove, ok. Eppur si muove, esatto. Eri in una posa bellissima, comunque. Come? Sì. Eri in una posa bellissima, cioè proprio felice. Vatti a rivedere. Voi dovete sapere che ogni volta che mi frizzo c'è un Ugo Savinovic nel mondo che dice peligro. O brutale a seconda. È brutale. Allora, a che punto ero? Ah sì, che praticamente entra nel club e tutti sono vestiti da cowboy con il cappello che avevano Silver e Reynolds durante la puntata di Dynamite, quindi diciamo quello un po' per bambini piccoli, un po' da donna. Infatti, diciamo, dona soprattutto ad Anna Jay.
Però abbiamo, e l'ho dovuto rivedere oggi un'altra volta il Bing Delete, perché se no non ci avevo fatto caso che Anno Gemma aveva totalmente chissà come mai guarda su solo Anno Gemma, perché è una brava attrice, con Dasha Gonzalez, è una brava attrice. Ah, che ti dico, quel cappello, guarda, mi ha stregato. Quindi abbiamo Five con cappellino piccolo da cowboy poverino, a lui lo mettono sempre un po' così. Poi abbiamo Grayson, Deputy Grayson con la stella da sceriffo, e quindi abbiamo soprattutto questo, insomma, entra, dice ragazzi, ma Hangman dice no, per favore, no, fatemi andare via, no, dove vai? Allora abbiamo lo sceriffo, Grayson, che dice, ah, se sono lo sceriffo, quindi ho t'apposto. Poi abbiamo i sacchi con i dollari, e gli danno proprio i sacchi col malloppo, come si dice, il malloppo, bellissimi, che gli passa uno, e poi gli chiede, ma per caso vuoi cavalcare Ten? E si aprono praticamente tutti quanti, e c'è Ten vestito con la faccia da cavallo e gli zoccoli, e si alza in piedi, arriva Hangman e praticamente sale alla cavalluccia sopra Ten e se lo porta un po' a spasso, se non, finché non arriva Silver e gli dice, giù da quel cavallo, straniero, quello è il mio destriero, vatti a prendere il tuo destriero. E iniziano a fare, diciamo, questa conversazione stimi il cowboy, e dicono e quindi cosa vorresti fare? Cosa vorrei fare? Tu cosa vorresti fare? Vuoi sapere cosa farò? Cosa vuoi fare? E nel frattempo Silver carica le pistole e poi le punta così e finisce la prima, il primo blocco del Dark blocco Order. Pubblicitario? Sì, il blocco pubblicitario, perché no, questa volta non c'è niente pubblicità, però effettivamente ricordiamo sempre che per quelli che non avessero capito, perché poi può sembrare un racconto, che tutta la puntata di Bing Delete, cioè lui non è che ha tradotto, ha detto proprio le parole che ha detto lui, sì, era in italiano. Assolutamente, era in italiano, ma dopo è stato, diciamo, tradotto solo da YouTube. Sì, perché poi... Ci sono le lobby di YouTube. In un secondo momento forti. Stati, sì, doppiati. Sì, esatto. Poi... Abbiamo la super rivincita tra Kip Sabian e Leva Bates nel giochino. Perché la rivincita, ha vinto 7.000 volte Leva Bates. Leva Bates, allora, questa volta c'è la rivincita che vale 4. Senti, quando tu ci prendi una sonata, ah sì, però adesso se faccio l'ultimo gol vale 7. Quando nel campetto con gli amici stavi perdendo 10-0, il prossimo che segna ha vinto. E basta, grazie. Ecco, capito, quindi... Che succede? Succede che cominciano a giocare, Leva Bates praticamente in bossa così a giocare, mentre Kip Sabian è super concentrato. Nel frattempo che loro giocano, sia Miro che Penelope Ford da dietro, gli inizia un po' a puzzare questa partita, la partita finisce, vince Kip Sabian, Leva Bates fa, contento, hai vinto, adesso posso andare? Sì, vai. E Kip Sabian dice, ah, ho vinto, campione del mondo! Se non che Miro gli dice, guarda che ti ha fatto vincere. Ma no, non mi ha fatto vincere! Si gira verso Penelope Ford e gli chiede, tu l'hai vista? Tu hai visto il match, hai visto il gioco? Non mi ha fatto vincere. Penelope Ford fa, meh. L'aveva fatto vincere. Non so perché, ma preferisco Penelope Ford. A me? Sono sicuro. Sì, soprattutto quando hai fatto il nene, mi sono immaginato, me lo sono immaginato migliore quello di Penelope Ford, ma così, Non capisco come adesso mai. Adesso mi metto il cappello, questo qua. Non rappresento assolutamente Anna Jay, quindi no, cioè, non c'è problema. Sì, no, figuriamoci. Però, visto che ne stiamo parlando, torniamo nel Dark Order Club. Sì. Non è... un cowboy, un film cowboy, se non c'è un Mexican standoff. Qua un Mexican standoff extra large, perché praticamente c'è tutto il Dark Order che si punta le pistole a vicenda l'uno contro l'altro, e siamo praticamente in una situazione di stallo, se non che arriva Anna Jay, che giustamente è l'unica che non sta puntando le pistole contro gli altri. Anna Jay, perché la sta puntando alla tempia di Grayson, poverino, c'ha sempre, poverino, non so fino a che punto, però vabbè.
e la sta puntando, dice: allora ho due notizie, una buona e una cattiva. Quella buona è che l'assicurazione protegge i danni contro la mia auto, e quindi già è qualcosa. Quando paghi l'assicurazione ti paghi un bel peso. E l'altra, la cattiva notizia è che io sono la cattiva notizia, e spara al povero Grayson. Tutti iniziano a spararsi l'uno con l'altro, se non che l'unico che rimane in piedi è Hangman Page, che finisce Silver, che stava tossendo le ultime forze, spara anche a Silver e fa: va bene ragazzi, è stato divertente, ciao, me ne vado. Tutti che da per terra si rialzano e fanno: ma qualcuno ha chiesto se vuole entrare d'accordo? No! Ah, che palle, vaffanculo! E così. E tutti che si insultano l'uno con l'altro, quel povero col cabana, e fa: Hangman. C'è ancora da dire come è finito il Bing di Elite Champions, ma lo vediamo più tardi. Non male, cioè, hai detto che è durato un quarto d'ora in totale. La descrizione e ci manca 20 ancora, minuti. E ci manca ancora la seconda parte. L'ultimo. Quindi sì. Dobbiamo dedurre che non sia durato un quarto d'ora, che ti è sembrato. No, è durato un quarto d'ora al netto del mio freeze. Ah, è vero, il freeze l'avevamo il momento più bello, il momento più bello della descrizione. Ma di tutta la live è il momento più bello, perché c'era proprio la felicità in quell'immagine. Brutale. Abbiamo capito che il tempo di Leonardo è tipo il tempo di Dragon Ball, più o meno, che 5 minuti sono... Esatto, nella stanza del tempo. No, è un'azione di gioco di Ollie e Benji, no. Capito. Molto più colto. Tutto questo, cioè, ho fatto parlare voi due perché da il coinquilino sotto casa, quello del piano di sotto, ha detto che ha parlato tutto il giorno. Quindi io ho lasciato un attimo. Sì, sono abbastanza in forma. Dai. Non era previsto che noi tre parlassimo, cioè noi dovevamo muti, cioè basta, era un monologo di Pac, però purtroppo abbiamo dovuto rimediare alla bella e buona, così come veniva ora riparto con le domande stupide che non c'entrano un cazzo. I tuoi lottatori preferiti chi sono stati? Sia prima, quando eri bamboccio, e poi invece da lottatore. Allora, da bamboccio, il più banale di tutti, Hulk Hogan. Infatti, se io penso, il primissimo ricordo che ho, ma dovevo essere davvero piccolo quando ho iniziato a seguire il wrestling, era che ero veramente... Hai raccontato, bravo. Che ero veramente preoccupato per due cose. Uno, quando Hogan lottava contro Andre the Giant, perché avevo paura gli facesse male, cioè lo vedevo come un mostro, dicevo no, ma questo non lo può battere. E poi la cosa peggiore, quando mi sono reso conto che Ultimate Warrior avrebbe potuto sconfiggere Hogan, che nella mia testa di bambino Hogan era l'eroe invincibile, e poi arriva questo che però aveva tutta l'aria di uno che potesse vincere, infatti poi aveva vinto. E per me era stato proprio un dramma, vedere questo che festeggiava, ha sconfitto il mio idolo, è stato distruttivo. E per quanto quel wrestling adesso magari lo si guarda con un po' di sufficienza, però come creava emozioni in quegli anni lì la WWF non perché eravamo bambini, perché poi ti dicono magari no. Poi le storie, cioè esatto, renderti poi era un mondo sicuramente più innocente di come adesso, no? Perché io mi ricordo nessuno dei miei amici avrebbe mai tifato un cattivo, mentre adesso siamo tutti abituati a vedere un po' più, perché ci sono i cattivi fighi per mille motivi. Però sì, le emozioni di quegli anni lì sono una cosa a parte. Vabbè, c'è sempre un trittico di incontri, che sono Hulk Hogan e Ultimate Warrior. Cioè, Hulk Hogan e Ultimate Warrior, tendenzialmente, soprattutto Ultimate Warrior non sapeva lottare, faceva due cose. Ma le mani nei capelli, uno così. Riuscivano Ultimate Warrior Hulk Hogan, Ultimate Warrior Macho Man, Ultimate Warrior Rick Rude, ti facevano credere che Ultimate Warrior fosse un bravo lottatore. Sì. Assolutamente. Era talmente bravi quelli che lavoravano contro di lui, vabbè, Hulk Hogan meno, però Hulk Hogan era più pazzo. Però comunque
il suo lo sapeva fare anche lui. Poi quando si sono affrontati in WCW con un Hogan invecchiato e Warrior, che è meglio non commentare, è stata una cosa abominevole proprio. L'avevano venduta come uno scontro epocale e già non ci credeva nessuno in quel periodo lì, però... Comunque poi, in un secondo momento sono stato, quindi già quando ho cominciato a vedere il wrestling sul satellite, quindi gli anni che ho cominciato a riseguirlo con su, ero un fan della DX, tantissimo proprio, ho comprato la maglietta, super marchettone della DX, Scott Hall in WCW mi piaceva tantissimo, poi vabbè, lì ho cominciato a sviluppare il gusto per i personaggi un po' particolari, quindi mi piaceva Disco Inferno, che prendeva le botte da chiunque, eppure a me piaceva tantissimo, impazzivo, usciva lui e io mi divertivo sempre. E poi vabbè, il Jericho di quegli anni lì era eccezionale, quello anche se lo riguardi adesso rimane eccezionale, perché era un passo avanti a tanti altri. E poi vabbè, Mick Foley, quando ho scoperto Mick Foley è stato amore a prima vista, comunque sì, quei grandi nomi di quegli anni lì. E adesso ti dico, a parte Nick Gage, che vabbè ce l'ho nel cuore per vari motivi, è proprio un personaggio proprio cui sono molto a chi è che piaceva il gringo, immagino il gringo, mentre Tsunami ti suggerisce i messicani da WCW. I messicani da WCW, cazzo, no, vabbè, cazzo si può dire. Non ho citato Psicosis e la Parca, Silver King, la Parca, Juventud, Rey Mysterio. Io sul ring usavo la Tornado DDT perché la faceva Silver King. Io la prima volta che l'ho provata è proviamo la Tornado DDT di Silver King. Infatti non facevi, te non facevi la Tornado di DDT, facevi la Tornado di DDT Silver King. Silver King, assolutamente. Solo che non sapevo fischiare come lui, maledizione. Però... ma sì, ma quella WCW lì praticamente mi piaceva a tutti, perché poi quelli che mi facevano un po' pena sul ring diventavano divertenti perché ridevi. Perché c'erano poi dei lottatori di tanto che è difficile guardarli perché facevano degli incontri noiosissimi, però trovavamo la chiave per farci due risate e ci passavano anche quelli. Per esempio di cose moderne, al di là dei grossi nomi, mi è piaciuto tantissimo che l'ho visto a Dark, adesso mi sfugge il nome, però il lottatore che c'era nello skit di Being the Elite, che faceva lo sceriffo, che è un personaggio vichingo style, no? Mi sfugge il nome, che a Dark ha fatto il tag match contro i due orsi. Non lo so, però mi è piaciuto, è un bestiolo, cioè non è enorme ma ha una forza della Madonna. E ora sarà veramente... Ten, ora non mi ricordo, deve essere Ten. Tsunami ha lottato Ten, è vero questa volta? Su sa tutto, mica Supercalò, è vero. Supercalò, che maschera che c'aveva. Quindi ti dico, io in teoria dovrei mandarti fuori perché hai detto cazzo. Oh no, assolutamente, povero me. A noi fanno incazzare quelli che dicono cazzo in diretta, non è proprio una cosa... Imbestialire. Guarda che mostro un capezzo. Aspetta, come si chiama il tipo, perché ho qua la card. Perché sapevo che mi sarei dimenticato il nome, ma mi sono dimenticato che mi ero messo qua la card. Mi sei dimenticato che ha lottato in realtà. È stato un incontro talmente ecco bello qua, che non mi ricordo Stu Grayson. Okay. Stu Grayson, vabbè. Mi ha detto tutti quelli dei Dark Order, mi ha impressionato veramente, a parte che è stato un bel match, però mi è piaciuto molto. Poi ecco, della WWE attuale non so praticamente nulla, ho intravisto qualcosa in TV, no. Ma non devi sapere. Ok, per adesso non è roba per me, no, ma nemmeno dopo. Sono sempre disponibile a cambiare idea, ma... Ma guarda, tanto se devi ricominciare col wrestling serio, a guardare come hai detto prima, cioè fai tutto tranne che WWE, poi, se no rispetti dopo due settimane, ma due settimane cioè proprio dare... C'è Impact gratuito che ti puoi vedere tranquillo. Sì, guarda, piuttosto guardi Impact. Honor, adesso abbiamo visto il wrestling messicano facile da recuperare su YouTube, sì, quindi qualcosa di interessante da vedere ce l'ho. Poi vabbè, a me piace tantissimo guardare le cose vecchie, tipo i vecchi show dell'ICW, quelle cose lì. Spammo sempre la Noah, spammo ultimamente, che io mi sono appassionato parecchio, e fanno tanta roba gratis, quindi...
diciamolo. Anni fa mi piaceva. Che la Noa è tanto che non la vedo, però la Noa cazzo ha sempre avuto. È un nome. Che è Kenta Misawa, che soltanto loro due è storia, non è che hanno avuto due lottatori bravi, hanno avuto due storia, è diverso. Non... No, anni fa mi piaceva molto la Toriumon, che poi ho scoperto aver chiuso negli anni, però è una bella federazione indie giapponese con tutti i lottatori piccolini, ma spettacolari. Ed interessante che avevano un'ottica un filino più americana del resto del puro resu. Avevano le interferenze, però fatte in maniera intelligente, dove l'arbitro non sembrava uno scemo che non si accorge di nulla, e avevano i personaggi un po' più marcati. E l'abbiamo anche vista dal vivo, forse, con Sushi. Non dire, però, l'arbitro sembrava lo scemo uscito dal nulla, perché c'è gente qua che forse lo fa come di mestiere. Che potrebbe... ma lui non sembra uno scemo perché è un ottimo arbitro. Però no. Purtroppo nel wrestling c'è poco rispetto per gli arbitri, molto poco. E ce ne vorrebbe un filino di più che altro proprio per far funzionare meglio le cose visivamente. I nove lì, la prova di arbitri, è venuto in mente non avendo mai avuto nepotini, e poi avremo Mr. Fava, sì lo avremo, non vi dico quando. Ci va. In All Elite, ad esempio, non è che hanno cambiato delle regole, però non hanno cambiato niente, però, ad esempio, nei tag team match i lottatori tra di loro non c'è più la regola dei 5 secondi, fanno la regola dei 10 secondi, sì. E quindi è un po' per lasciare più tempo, non per minacciare ogni 2 secondi il tizio che lo squalifichi, che tanto per me mai, io non ho mai visto in vita mia una squalifica del genere, quindi non... C'è qualcosa, sia... come regole, o non tanto come regole, o magari anche come cosa, perché appunto siamo nel 2020, la cosa dell'arbitro che si distrae non funziona più. Cioè, nel senso, Io, c'è qualcosa, per esempio, che cambieresti proprio per, come dire, sì, ok, stare un po', però allora, magari... Eh sì, non mi sono sentito anch'io, onestamente. Sì, è veramente una bella domanda e... Bisognerebbe pensarci un po', perché è chiaro che parli di modifiche, perché il bello del wrestling è che tutto può succedere, però devi trovare un perché e deve avere una logica. Evoluzioni, questa di aumentare la durata dei secondi per il tag è giustissimo, perché alla fine, io parlo personalmente, ma penso per la maggior parte dei fan, ormai alcune formule sono veramente trite e ritrite negli incontri di coppia, e quello che io voglio vedere da un incontro di coppia sono i double team, è quello che non posso vedere in un altro tipo di match. Cosa mi fai vedere i double team? Se me li ammazzi col regolamento, mi togli un po' di interesse. E anche perché appunto la cosa dei 5 secondi, non hai il tempo di fare una mossa combinata, devi essere velocissimo. E quindi o la fai e mandi in vacca tutto il significato della regolarità del match... le interferenze è difficile, perché sono utilissime, sono anche interessanti, però anche a me forse è un po' rotto le scatole. Adesso non so, non so la situazione spoiler qui del canale com'è, a che punto poi la gente ha visto che cosa. Io ho visto il match di Orange Cassidy e quelle parole chiave di cui parlavamo prima, ho visto Orange Cassidy contro MJF secondo me quel finale lì proprio no, non mi è piaciuto. È un bel match, perché io Orange Cassidy quando l'ho visto la prima volta ho detto beh, bello, divertente, su YouTube, poi l'ho visto in All Elite, ho detto beh, bello, divertente, ma tanto questo dopo 2 mesi annoiato. E lì hai detto lo rivado a rivedere su YouTube e poi devi ritornare indietro. Invece altro che è veramente molto 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 meglio di come pensavo io. Cacchio, ha creato una cosa nuova, lui ha veramente creato una cosa nuova. Se vuoi chiedere a chi cambiare le regole del wrestling, vallo a chiedere lui, che ti risponde meglio di me di sicuro, perché questo qua ha creato una cosa nuova e l'ha mandata over in una maniera che io non avrei mai pensato. Però quel finale del match lì, io questa interferenza palese con l'arbitro che si gira, li vede lì pestanti. Io veramente quell'incontro lì, ci sono delle fasi che non ho proprio capito io, anche quando hanno fatto il giochino di Eddie Guerrero con l'arma. Sì. Cioè, è stato simpatico per me, che mi sono fatto due risate, ma dal punto di vista logico, l'arbitro cosa ci sta a fare lì?
è passato per scemo due volte, o squalifichi il primo, squalifichi il secondo, o a quel punto te ne vai a casa e fai giocare loro due. Non so. Perché è vero, secondo me ci sono delle cose, soprattutto forse più a livello diventa arbitrale, aiutaci anche in chat, Mr. Fava, magari siamo noi che capiamo male. Però, cazzo, veramente, nel 2020, ora, un arbitro che si distrae una volta ci può stare, nel senso, controlla una cosa e va bene. Ma ti distrai, senti comunque, ad esempio, un colpo di bastone, cazzo, lo senti. Non puoi non sentirlo. Sì, ci sono tante cose che ti mandano la credibilità. Quello che si butta per terra per finta, lo guardi un attimo, ciccio, cioè, no, alzati, non rompere i coglioni. Cioè, proprio... per esempio, a me piace invece molto l'arbitro smaccatamente di parte. Quello secondo me si fa troppo poco ed è stradivertente. Mi era capitato di farlo anche un bel po' di anni fa in ICW, che come PAC avevo arbitrato un match, quindi arbitravo contro il mio avversario, e sono situazioni che possono creare tante dinamiche diverse, fanno arrabbiare il pubblico e hanno un senso. E secondo me quella dinamica lì si usa molto poco rispetto a quanto può essere divertente, perché poi a un certo punto magari sei costretto a contare, è molto meglio che l'arbitro che sta lì, fa le facce quando ci sono le mosse e casca a tutti i trucchi che ci sono. Però appunto adesso Fava sta facendo un commento. La conferma di Fava. Ne parlavo tempo fa durante un seminario con un producer inglese, effettivamente il ruolo dell'arbitro andrebbe preservato, evitargli queste figure da coglione, se no perdi credibilità. Esatto. Alla lunga, sì. Che poi quello non vuol dire ammazzare tutto il divertimento che c'è sul ring, però incanalarlo, dargli un perché, perché sappiamo tutti che è work, però sì, è che è lo stesso, anche perché poi, cioè, lo puoi fare solo in quella maniera, l'arbitro che si distrae va a vedere, e, cioè, non hai altri modi per cambiarlo. Fosse lo stesso work, però hai 4-5 modi diversi per farlo, dici va bene, ok, ci passa, certo, ci puoi giocare, però è esatto, è modo e modo per le distrazioni. Cioè, se io arrivo esempio... come secondo... Sì, parlo, no, Enrico, scusa. Per esempio, secondo me è strabusata e la trovo ormai incredibilmente un po' passata, comunque un po' scema. La solita situazione che succede soprattutto nei tag team match, dove c'è appunto il buono di turno che le sta prendendo in tutte le salse... scorrettezza, il compagno di tag cerca di intervenire distraendo così l'arbitro, e nell'altro angolo gliene fanno di cotte di crude con armi, quando basterebbe dire cacchio arbitro, cioè girati un attimo, non cagare. Questi patriotti, sì. È una cosa che è strausata. Sì, ormai non ci fa neanche più caso, però in effetti bisognerebbe trovare qualcosa di un po' più fresco. Ci sono certe formule che non sono invecchiate proprio alla grande. Poi se fatto bene può essere tutto bello, però alla lunga, con la possibilità di vedersi 10.000 incontri, vedere tante volte ripetere le stesse situazioni. Bisogna essere attento alla situazione ed essere in grado di recitare la sua parte. Senza passare da scemo, poi comunque, poi da passare da scemo ci può capitare una volta, per carità, quello ci sta, è la distrazione. Per esempio, sempre parlando di arbitri, a me manda in bestia quando l'arbitro non conta, cioè si vede chiaramente che non sta andando a contare il 3. Quella è proprio la cosa che mi fa impazzire, perché vuoi mettere che uno che è sul ring, che si allena, che fa del wrestling la sua vita, non è in grado di uscire a un conteggio di 3. Tu devi andare a contare 3, poi se l'altro è scemo, peggio per lui, se sta giù, sta giù. E lo dico che magari è capitato anche a me a volte di non uscire bene da un 3, cioè a un 2 e rimanere giù di più. Però è colpa tua. A me l'arbitro che fa 1, 2 e poi la mano va via, io lo capisco 10 minuti prima che non sta contando 3, mi rovina tutto proprio. Oh, sto qua deve dire di nuovo: voi non considerate i fan nuovi, noi lo guardiamo da una vita, ma per molte persone si sta guardando una cosa nuova. Sì, però, il discorso per... arbitri eccetera diventa, parliamoci chiaro, quelli che ti vengono sempre a dire wrestling finto, wrestling è una pagliacciata, wrestling cosa, se mi vedo l'arbitro così ti devo dare ragione, se vedo sempre una situazione del genere. E il problema poi alla fine è quello,
Sì, poi non è che bisogna correre dietro alla gente che ti dice cose così. Però, boh, secondo me, cioè il pubblico nuovo che vede le cose, cioè il nuovo, cosa sono, i bambini, ce la berrebbero comunque anche se le cose fossero fatte diverse, perché si divertono. Boh, dico, quanti adulti scoprono il wrestling da zero non in un momento di boom? Non tanti, credo. Cioè se adesso il wrestling me lo sparano su Italia 1 è una questione diversa, in generale così, boh. Almeno non so. Che non ti chiami Colosso e credi che sia tutto ancora vero, eccetera. Una delle prime cose che ho chiesto in un viaggio in macchina a Zurigo, ho chiesto: esiste ancora? E fa sì, è sempre uguale. Pare che lui e il suo amichetto Titan, pare che esistano ancora. Ah, beh, dai, ah, sì. Pare Ah, che è tutto esistano ancora. divertente. Sì. No, per carità. Anche lì qualche aneddoto simpatico c'era, ma. La faccia di Hulk Hogan. Te credevi di essere un falso di Hogan? No, beh. Poi crescendo si cambia anche idea. Sì, bello. No, però ci sta. Queste, io sono favorevole a queste grandi passioni, eh. Cavolo, cioè, ci sta. Sì, Ma non c'è sì. niente di male, ma No, non c'è no, niente ma di male neanche essere un supermarchettone, ci sta, dai. Sono il gusti. discorso, cioè il discorso essere marchettoni ci può anche stare. E il problema è se tu porti una gimmick nella vita reale, cioè Ah, sì, va tutto i bene. due Poi ti dico. di cui abbiamo parlato portano avanti la gimmick, punto. A me avevano invitato a entrare in un gruppo Facebook, boh, di. Non mi ricordo di che sito, per cui avevo anche scritto in passato. Ho detto, vabbè, dai, carino, vedere i vecchi nomi. Un paio di settimane mi sono tolto perché cioè, vedere gente che litiga su boh, mica delle cazzate, cioè, dai, ragazzi, Van Hammer, l'altro tu mi distrae mentre faccio dei discorsi non seri. Comunque, no, me ne sono andato via a gambe levate perché proprio vedere. Gente che riesce a litigare boh, su una passione così, ma litiga su altro. Esiste una vita, no? Fuori da tutto ciò. Sì, no, ma anche perché il massimo che puoi dire cos'è? Cioè, io preferisco un lottatore piuttosto che Sì, l'altro, come ma preferenza, infatti, ma poi ecco. ovviamente dei discorsi sul nulla, boh, Ma contenti loro, magari è il loro passatempo, ma non è il mio. ti dice che ci sono dei cristi da rispettare, ma linee guida come quelle dei Madonna, che comportamenti discorsi da dell'arbitro. vecchio! Ma Ma guarda che intanto mamma Mr. mia. Favaro ha detto che va cambiato qualcosa, l'arbitro è lui, basta, non intervenire più, hai torto. Mamma Mamma mia. mia. Maron, adesso si va a guardare la AWA ed è contento. Sì. Già, Il abbiamo un anno di male. differenza. Oh, c'è un Poi giovane il promettente. male di queste cose, secondo me, l'hanno create due categorie. Uno sono i troppi mark stile, i due che abbiamo parlato, e l'altra sono i cosiddetti indie boys, che tutto quello che è fantastico è soltanto nelle indie e nelle altre federazioni, no. Cioè, non, queste due categorie non riescono a trovare un equilibrio. Cioè, Enrico, No, te beh, l'ha sì. detto, segue tante federazioni, soprattutto giapponesi, eccetera, che in teoria sono considerate anche indie. Però, cioè, ti guarda lo stesso la All Elite, eccetera, e se fa un incontro bello in All Elite lo vede. Cioè, non è un... Continuo a Poi c'è... preferire l'Elite, però, ragazzi, cioè, no, ma adesso al di là di è un bel connubio di tutto, quindi, cioè, Sì, ma dentro. a prescindere, ma ora perché diciamo lì come può essere Impact WWE, cioè, ma non è perché, cioè, io posso anche seguire la federazione del Mozambico fatta in un garage e ti posso anche dire che per me è la più bella del mondo, che il lottatore del mozambinghese è fantastico, però allo stesso tempo perché non posso seguire la WWE, fa schifo al momento e non per gusti personali, proprio il perché non devo seguire una New Japan allo stesso tempo che seguo la Federazione di Mozambico? E se vedo l'incontro della Federazione di Mozambico, devo dire no, lì hanno fatto perfettamente tutte le sette fasi che si fanno per la costruzione. Esatto, bravo. E vaffanculo, cioè nel senso, perché poi ti viene voglia di dire, e allora quel lottatore perché lotta sempre lì e non trova un contratto grande in una federazione? Allora vedi, ti viene anche Sì, a ma sono dei parte poi la... discorsi che se hai 15 anni ci sta bene, no? Cioè, se ragazzino prendi una strada e tutto il resto fa schifo.
dopo una certa età bisognerebbe essere un po' più equilibrati. Cioè, io sono un grandissimo mark dell'ECW, però cioè, non è che mi viene a fare delle critiche sull'ECW, ma le capisco tutte, cioè ha chiuso per vari motivi. Poi a me dispiace tanto, ma di solito i prodotti fatti bene non falliscono, ecco. Poi c'erano Ma tanti problemi. anche perché parte un... Allora, se io vedo una federazione che te, per gli altri è considerata sconosciuta, io magari in quella federazione posso vedere un lottatore che mi piace e dico, cazzo, secondo me sto qua farebbe bene ovunque, mettiamo... Cioè, la volta che poi me lo vedo in una federazione un po' più famosa, non partiamo, dico, cazzo, cioè ti viene anche un po' la soddisfazione di dire, vabbè, forse ci ho visto bene, sto qua, cioè, hai anche un po' una parte di... da dire, taci, che forse ci ho visto bene. Forse Sto qua ci ho beccato. effettivamente bravo, però c'è da qua dire che quelli che lottano in una federazione X sono i più forti al mondo a prescindere, non tanto i più forti comunque, quella è proprio una cosa che non riesco a capire. Entra in Italia diciamo tifo calcistico, in America magari diranno tifo di football americano, non lo so, però comunque ti entra quella componente che non serve a un Sì. cazzo. Più che altro che poi ammazza ogni tipo di discussione interessante. Poi, cioè, Sì. se te a casa tua c'è queste idee, va bene. Quando finiscono in mezzo a una discussione che potrebbe essere interessante e costruttiva, diventa un po' un problema, però. Giusto, prima Enrico stava dicendo, adesso gli sta piacendo in questo periodo la Noa. Cioè, ma se Enrico mi dice, guarda, c'è stato questo incontro, e cazzo se lo vado a guardare? Me lo dice lui, lo so che la segue, eccetera, lo vado a guardare, sì. Gosho Ozaki, andatevi a vedere l'ultima difesa di Gosho Ozaki, che è una cosa, ragazzi, è dolcissima. Guardate, una Dovreste metterla chicca. sul canale una rubrica dei match consigliati. Io Ma sarei un c'abbiamo super fan di questa cosa. pensato a una Allora, cosa del genere. Stiamo zitti, ma ci sono, abbiamo vi pensato. dico, Perché 50 poi ci minuti di rubano il match. format. Aspetta che non ti si è sentito Bello. Ti sei l'ultimo. sentito, Rico? No, ha detto che quelli lì, per esempio, erano 45-50 minuti di match, ma volati via con un racconto meraviglioso. Bravi, 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 bravi. E, no, però comunque, riattaccandomi al vostro Ridi discorso, l'incontro, aspetta che faccio, ridi l'incontro di nomi. Gosho Ozaki, Uso Zaki? contro Sugiura, mi pare, l'ultimo che hanno fatto. Ovviamente io li sto scrivendo, vabbè, cerco perché sennò faccio finta di merda a scriverli. Dopo te lo scrivo in chat perché è veramente Ora da vedere, secondo me. lo metto qua, no? È stato l'ultimo show che Esatto. tu sappia? Tu Come? sappia è stato l'ultimo show? È stato l'ultimo show, che pure è gratuito adesso Ok. Ah, vero. sul loro affare. C'è un sacco di roba gratis, e soprattutto per ricollegarmi a quello che stavate dicendo prima. C'è in giro troppa roba bella per dire no, guardate, io guardo solo questo perché è fichissimo. Io magari avrei più tempo per vedermi, spulciarmi cose che non faccio fisicamente in tempo a vedere. Però, cioè, c'è tanta roba, non precludiamoci perché è tutto potenzialmente bello, c'è tanta cosa sconosciuta in giro. Ed è un po' la cosa che mi sta piacendo dopo essere stato chiuso nel buio sgabuzzino della WWE, chiuso al freddo, pensando che fuori di lui non ci fosse niente. Invece tu, quando apri la porticina, scopri che c'è un mondo che tu ignoravi. È bellissimo, questa cosa è bellissima. In che anno hai aperto la porticina? E praticamente 2019, non è tanto tempo, non è tanto Davvero? tempo. Ah, Io sono stato wow. fuori dal wrestling parecchio, ma parecchio, parecchio. Ok. Io Final sono Chronicle, appassionato. giusto? Scusa se ti interrompo. Final Chronicle, giusto? Volume 2, Perché sì, se vai. perché sono proprio. Sì, sono sul sito della NOAA. Ecco, sul loro Quindi. sito dovrebbe essere disponibile gratis per una settimana, ma a parte che è un bel evento tutto, però il main event è qualcosa di bellissimo, veramente bellissimo. E no, come stavo dicendo, io sono rimasto fuori dal wrestling almeno una decina d'anni, perché, anzi di più, perché dozzina, perché io ho mollato definitivamente con Raw nel 2006, perché magari crescendo ho capito che non era... Non lo so, sembrava che non mi piacesse più il wrestling, ma probabilmente non era più il tipo di prodotto che dovevo seguire io. Però allora non è che avessi internet, non avevo conoscenze, quindi si è un po' persa così. Poi un po' per gioco è rinata nel 2019, sempre con la WWE. Ho trovato sempre lo stesso problema, che non mi appassionava più come mi appassionava magari ai tempi.
e poi ho scoperto che in realtà c'è un sacco di roba fuori ed è tutta da approfondire. Vai Shiozaki è fantastico. Vai Shiozaki. Vai Shiozaki è stupendo. Nome ho copiato. Mi sono spoilerato il risultato, cioè ho messo la traduzione, no, sapendo che mettendo la traduzione intanto loro scrivono lo stesso in giapponese, invece no, è scritto anche chiaro. Grande vincitore. Ma comunque tutto l'antico Shiozaki è stato un'annata, io mi sono recuperato i match, le varie difese che ha fatto, che non sono tantissime perché proprio per il discorso Covid, però ha fatto un anno superlativo, ha fatto. Quindi è proprio da andare a rivedere proprio come difese di cintura in generale, come campione. Però qua stiamo divagando, io adesso sto zitto. Sì, Draco, sì, per il discorso delle indie, i poteri forti non vogliono che il lottatore esploda, perché non vale. Esploda. Oh mamma. Oh mamma. Del puro reso mi pesano le mattonate. Le mattonate da 50 minuti, però bisogna vedere come sono le mattonate. Ah, sì. No, ma secondo me intende anche quelle gloriose, perché avevamo guardato in gruppo tipo i Misawa contro Kawada, contro Kobashi. Secondo me si riferisce anche a quelli che erano grandi match, però la durata la pativamo un po', chi più chi meno. Perché lì comunque bisogna anche sapere. In Giappone va tanto, cioè lo raccontano, certo, tanto, quindi se sai la storia, cioè, l'esempio più recente negli ultimi anni sono stati gli Omega contro Okada. Loro in tutti i quattro incontri che hanno fatto hanno sempre ripreso dagli incontri precedenti. Se non sbaglio era nel secondo o terzo incontro, ora non mi viene in mente, cioè uno dei due incontri, una delle quattro serie l'hanno pareggiato in un incontro. In uno, nella mossa finale che Okada sta per fare a Omega, non riesce a fargliela perché Omega proprio sviene, cioè come se era talmente stanco che non gliela fa, perché lui fa una specie di clothesline, no, aspetta, una clothesline però da fermo, diciamo. E quindi l'incontro dopo è Omega che riprende la stessa cosa con lui, prova a fargliela e Okada invece si abbassa e fa finta di svenire. E cioè sono cose che se uno visto cazzo, è bellissimo, è alto livello, sì. Ma te l'ha detto Draco? Anche per un grande pubblico, tra l'altro, perché comunque non combattono, sì, non davanti. Sì, non è che dici, cioè, quando ti fanno queste cose in scenari più ampi, dici, bene, cioè, cazzo, in più, appunto, ti costringono, tra virgolette, a vedere, se hai perso l'incontro prima, ti costringono a vederlo. Cioè, perché ho fatto questo? Lì, quando riesci a mettere su una cosa del genere, cosa fai? Cioè, cappello hai vinto. Vinto. Non... Ti chiedono dov'è possibile vedere la NOA, ha detto nel sito della NOA, giusto? Allora, vedere il sito della NOA, che è Wrestle Universe, che con la modica cifra di, penso, 5-6 euro, ti becchi pure anche la DDT, perché sono nello stesso, sai che la DDT ha questa NOA. DDT NOA e Tokyo, non mi ricordo mai l'altro nome. Ci sono in realtà 3 o 4 federazioncine sotto, una femminile, una buffissima di gente che si picchia per strada letteralmente, cioè anche in un supermercato fanno un brone, bello, questa bro. Roba per me trash. Si chiama cyber, la chiamata cyber fight, se non sbaglio, né? L'insieme di tutte le federazioni, sì. Oppure sempre legale, su Abema TV, che è la televisione che trasmette la NOA in Giappone, che trasmette anche altre federazioni, fa una serie di sport di combattimento, in realtà fa proprio un pacchetto, si può vedere gratuitamente, ma solo in diretta, cioè l'on demand non è disponibile, nel senso che qua grosso modo in Italia iniziano a trasmettere solitamente la domenica mattina verso le 9, quindi un orario umano, fino alle, dipende poi sì, dipende dal tipo poi di show che va in onda, quindi dalle 9 alle 10 fino grosso modo all'1 alle 2 di pomeriggio, che ti vedi uno show completo, quello che dovrebbe essere un pay per view, e lì è tutto gratuito, ma una volta che è finita la diretta non è più possibile recuperarla, perché l'on demand è a pagamento soltanto per il Giappone, e allora lì subentra appunto il Wrestle Universe. Che io vedere anche i tornei di briscoli con gli Irkama incorporati. Allora, so che ci sono i tornei di, come si chiama quel gioco giapponese, Pachinko,
So che trasmettono il Pacinco, tu abbiamo bello. Il Pacinco c'è pure quello, quindi sai che credevi di averci catturato con la descrizione dei canali, ma col Pacinco basta, cioè quel canale sarà nostro. Ma in realtà anch'io volevo vedere l'altro giorno un loro show, un paio di settimane fa, poi ho visto Pacinco e io ho detto no, io però ragazzi... Pacinco, guarda, allo show hai fatto, toh bastardo, guardo Pacinco. Ed è stato bellissimo, non me ne pento. Pacinco stile di vita, proprio. State of mind. State of mind. Ma Leonardo, che dici? Vai a narrare anche la seconda parte? Che ore sono? Sono il colto di soprassalto, eh? È schizzato su. Mi ha perso gli appunti, a me. Ci siamo. No, facciamo dopo. No, prego. Volevo vedere se diventava meno arrossata la gora di Pacco. Era una parte. Perché ho visto che il vino deve averlo finito, perché ormai non lo sto più bevendo. Quindi no, birra. Adesso birra, ok. Una bellissima lattina, tra l'altro. Bella. Bella. Sembra tutto tranne che una birra quella lattina, però. Cosa? Sembra tutto tranne che di una birra di quella lattina. No, ne fanno di stupende. Purtroppo non sono stato previdente, non ne ho messa in frigo un'altra e quindi adesso sto senza birra. Ho finito questa. Ti stai dimenticando una cosa che ci hai fatto vedere nel pre che nominava Tsunami. No, oh, è vero, però io pensavo che me l'avevo dimenticato. A me è venuto in mente adesso, non so perché. Ma ci sono qua di fianco, perché nella puntata con Luke parlavate di loghi, fighi, eccetera, e Tsu ha tirato fuori la chicca bestiale che era il logo del Team No Respect di Kintaro Kanemura. Adesso vediamo se riesco a farla inquadrare. Si vede? Sì, esatto. Sì. Quella bella maglietta che avevano comprato in Giappone, bellissimo. A parte Kanemura, che faceva delle entrate sul ring stupende con tutto il team, cioè veramente un idolo quel lottatore lì. E poi il logo obiettivamente strafigo. Bello. Tra l'altro del giro che avevamo fatto in Giappone, secondo me, ma penso anche secondo Tsu, era stato lo show più divertente, che era la WEW. Tipo World Entertainment Wrestling, che non è durata tanto, era l'erede dell'FMW, ma più o meno gli stessi lottatori, più un po' di giovani. C'era Steve Corino anche che lottava, era stato davvero divertente. Chi c'era? C'era Jun Kasai, quando ancora non era completamente distrutto. Una bella card. Dopo che l'avete visto voi, si è distrutto. Ma l'abbiamo visto tantissime volte perché era un periodo che girava ovunque, l'abbiamo visto la Zero One e l'avevamo visto lì. Ma quel viaggio è stato stupendo. Siamo scesi dall'aereo e tempo mezz'ora eravamo a vedere la Big Japan alla Korakuen Hall, quella di Fuyuki. Bravo, esatto. Promoter era lui. Abbiamo visto lo show della Big Japan con poco pubblico, perché era già un po' in calo, con Madwell Pondo, Mike Samples, Ryuji Ito nel main event, e lì abbiamo fatto una decina di giorni di wrestling proprio a go-go, dei tossici eravamo, ogni cosa che abbiamo potuto vedere l'abbiamo vista. Già che siamo comunque in ottica All Elite, Enrico, però hai cominciato a seguire da poco, te il Giappone lo seguivi in quei tempi, e in quei tempi la All Japan era il vantaggio rispetto alla New Japan. La All Japan adesso è praticamente diventata una indie, ma non una indie nel senso, non lo dico nel brutto, una indie nel senso che non se la sta cagando praticamente più nessuno. Te la seguivi all'epoca qualcosa, riuscivi a seguire o conoscevi qualche atleta o no? Te Enrico o te me? No, anche Enrico, però Enrico sta ripetendo poco, mi sa che... Ok. In quegli anni lì le seguivo un po' tutte le federazioni, grosso modo. E poi, il Pro Wrestling l'ho perso un po' per strada. Infatti devo recuperarmi le cose più recenti di sicuro. Però tanto tra All Japan e New Japan ci sono stati dei momenti di calo e crescita di una e dell'altra. Il fatto che poi adesso la New Japan è sulla bocca di tutti, però... Secondo me sono anche un po' situazioni cicliche, in linea di massima. Sono due grandi federazioni. Non penso che la All Japan tanto in basso possa mai andare.
Ma c'è un lottatore attuale a Impact che ci siamo chiesti chi è? Joe Doring. Ma voi lo conoscete dalla AJPW? Io ammetto la mia ignoranza su Joe Doring. Questo è dicono anche che sia bravo. Io ho letto 2 o 3 forum, dicono anche che questo sia bravo. Questo proprio mi mancava. Me lo andrò a vedere. Perché ho fatto non so quanti anni in All Japan, sì, una decina d'anni. Proprio super campionissimo, 3 volte Triple Crown. Ma fisicamente è bella, bella. È un lottare in Giappone con un fisico così era altro che grosso. Sembra un po' uno Stan Hansen giovane, no? Sì, è vero, somiglia molto a Stan Hansen. Spero che ci veda meglio perché sennò è un po' pericoloso. Non faceva, cioè la sua non era una lariat, era una fucilata ad ammazzare le persone casuale, tutto poteva succedere. Colpiva. Me lo vado a vedere questo. È interessante. E dicono che sia molto bravo, però io onestamente non l'ho mai visto. Qua ammetto ignoranza, ho solo letto. Ma fa il verso proprio a Stan Hansen, cioè qua davanti una foto col cappello e tutto, sì. Assomiglia, se la sono giocata così, ok. Sì. Si presenta sul ring praticamente con jeans, stivali e cappello tranquillamente. Sì, ok. Non lo cappello e non bello. Guarda, vedete da quanto è che lotta. Magari lottava anche con qualche altro nome. Ti chiedo se ti ricordi di Predator mentre cerchi. Ah, ma che l'avevamo. Sì, è vero. Sai che l'avevo rimosso? L'avevamo visto lottare lì, no? Se mi ricordo bene. E poi sembrava un super figo e non l'ho mai più sentito. Predator, questo l'avevo veramente rimosso. Vedi che anche tu la memoria storica ce l'ha quando si impegna. Ma perché è selettiva. No, io mi ricordo principalmente le cazzate, quindi mi ricordo quasi tutto. E lui ha il ricordo selettivo sulle chicche vere. Ha debuttato nella Juggalo Championship Wrestling, questo Doring, quindi tanta roba. Perfetto, mi è già simpatico. Contro Zach Gowen e Necro Butcher. Sì, quello che volevo. È roba da vedere assolutamente. È un mix senza alcun senso. Cioè. Vabbè. È andato a Impact, io. Vedo. Anche in WWE? Ah, proprio la Florida, ok. Sì. Ha debuttato nella Florida, è buono. Ma interessante, questo proprio mi era passato. Sì, no, in TNA. Così, l'hanno fatto debuttare così. Proprio ve lo buttiamo in mezzo allo show tranquillamente come se nulla fosse tutti qua la storia però si fa interessante. Mondo caricava le mie giapponesi allo show delle Big Japan. Qua si fa interessante era come si chiama però era Pondo, Madman Pondo era, che aveva tutta una corte di soggetti intorno a fine show che sarebbe stato bello andarci a cena. Noi siamo andati a cena con Jimmy Young, però secondo me andare a cena con Madman Pondo sarebbe stato più divertente. Vabbè, se leggo la cosa delle MILF, a quanto pare sarebbe stato bello. È vero. Quanti ricordi, su, mamma mia. Dobbiamo andare in privato e parlare di queste cose. Intanto ci vediamo domani e faremo in modo. Allora, cioè, se si può, è Pondo, conferma anche lui, ma se caricava le MILF, perché allora siete andati a mangiare con Jimmy Young? Perché Pondo aveva di meglio da fare, no, e non ci ha cagati. Dovevate unirvi alla sua clique senza problemi. Sì, col senno di poi avremmo dovuto farlo, assolutamente. Tra l'altro è l'uomo con l'autografo più bello del mondo, perché io gli avevo dato un foglio A4 bianco che in teoria sarebbe servito anche per altri lottatori, e lui ci ha disegnato un enorme teschio su tutto il foglio con le ali da pipistrello e scritto a stampatello Madman Pondo. Dico,
personaggio di alto livello. Tra l'altro, se non sbaglio, all'epoca, ma credo non più, era sposato barra fidanzato con una pornostar nana. E quindi... Vabbè, quell'uomo lì è tanta roba, è veramente tanta roba. Allora, che signore, che signore. Quazzu continua a sparare delle cartucce gigantesche. L'intervista, ecco, dell'intervista con Great Sasuke. L'altro giorno stavo pensando una cosa, perché parlavo prima della JCW. Io ho visto che ci ha lottato anche Sasuke, e che Sasuke attualmente fa dei match prendendosi dei rischi che sono, secondo me, spaventosi. Prende dei bump che alla sua età non dovrebbe mai prendere. E quando lo intervistammo, sarà stato il 2003-2004, una cosa del genere. Bridget, bravo. Ma lei la moglie? Io cerco di fare discorsi seri. Io non so come mai, ma vado a cercare Bridget. Non farlo. Questa la cervolo e lascio il compito a te. Qua vado a cercare subito Bridget e Miguel. Comunque, tornando seri, quando intervistammo il buon Sasuke, lui praticamente ci ha accolto in questa stanza a fine match, ha fatto l'incontro tra l'altro con Ultimo Dragon in Michinoku, anche lì comunque ha fatto voli fuori ring, non si era risparmiato, era sdraiato, gli stavano facendo l'agopuntura. E per buona parte dell'intervista ci aveva raccontato di tutti gli infortuni che aveva subito, di quanto stava male, di quanto aveva bisogno di tempo per riprendersi dopo i match. E parliamo di 17 anni fa. 17 anni dopo me lo vedo che prende i bump sulle scale come prende un ventenne. C'è gente come Corino che ci ha rischiato la pelle a prendere i bump sulle scale chiuse. E lui lo fa, sembra indistruttibile. Da un lato ne stimola passione, perché se a quell'età lì sei ancora a fare queste cose, anzi ti sei lanciato nei deathmatch, che è una cosa che lui aveva fatto una volta con Unita, forse un'altra, ma cioè, Sasuke era tutt'altro tipo di lottatore. Se ti sei messo a fare anche quello, significa che ce l'hai altro che nel sangue, proprio la tua super passione. Però a me fa paura, fa veramente paura quando vedo le clip delle cose che combina. Allora, su questa Bridget the Midget, sei andato a vederla? Sono andato a vedere, no, foto. Quindi tu hai finto di ascoltare il mio discorso, ma in realtà nella tua testa c'erano ben altre immagini. È che c'è scritto, a prescindere, ovviamente sono nelle immagini, però le immagini sono normali, tranne che tutte le sue foto che ci sono praticamente sarà stata arrestata, presumo, qui 150 volte, c'è più foto segnaletiche che non so che... Comunque confermo pornostar, confermo. Sì, tanta roba. Pondo è un figo. Ho visto che ho letto intervista Great Sasuke, ovviamente però non si può dire la parte com'è finita. C'entravi anche te con l'intervista a Bruno Sammartino, dove ho raccontato di Bret Hart, ad esempio? Certo. A chi è che l'ho raccontato di recente? È stato interessante, perché lui aveva sottovalutato la portata di quello che stava dicendo, perché ci ha visto giovani, non ha pensato che stessimo prendendo il ruolo seriamente, e a centinaia di chilometri di distanza da casa si è sentito libero di parlare un po' oltre senza problemi. Poi che quello che ha detto sia vero o no, quello lo sa lui, lo sanno i soggetti di cui ha parlato. Io ricordo benissimo che quando siamo usciti da lì eravamo esaltatissimi, perché ti trovi a, quanti anni avevamo, 18 giù di lì, e con in mano uno scoop, perché all'epoca non lottavamo ancora, se ricordo bene, prima del 2001, cioè è stato il 2000, ci allenavamo sicuramente già. E però scrivevamo quasi tutti su web, quel gruppo lì era forse tutto un gruppo di persone che scrivevano sul web, e ci siamo trovati uno scoop di portata internazionale enorme. Poi nella nostra ingenuità non abbiamo pensato alle conseguenze, abbiamo solo pensato poi questo. Lo diciamo, perché non vorremmo che magari in italiano venisse tradotta poi a Leonardo e Enrico, ve lo diciamo dopo quale sarebbe lo scoop, perché io sto soltanto aspettando che sei fuori, sto facendo la faccia a Zemma, sono lì che brutto. Guarda, la posso dire in maniera girandoci intorno, peccato che tu hai già detto il nome di uno dei coinvolti. Ci giro intorno, ha visto degli atteggiamenti molto poco professionali riguardanti delle sostanze stupefacenti all'interno dei backstage che ha frequentato nella sua lunghissima carriera, e non si è fatto problemi a fare nomi e cognomi,
Secondo me il nome che aveva fatto era piuttosto inaspettato, perché se parli di certe cose pensi a alcuni nomi, no? Sì, Soprattutto in vabbè. quegli anni lì. Almeno io c'ero rimasto. E lui l'ha detto, noi l'abbiamo non solo pubblicato qui, ma abbiamo anche... Vabbè, poi ci sarebbe da parlare della gestione di quel sito, facciamo che saltiamo questo pezzo, però credo che l'intervista sia stata venduta senza che nessuno però vedesse un quattrino, ma vabbè, a siti stranieri, e quindi è stata riportata ad Estrema Manca, e poi è arrivata a lui, che ovviamente ha smentito, mi ha lasciato querele, eccetera, eccetera, però eravamo lì, l'abbiamo tra l'altro anche registrato, quindi All'epoca vabbè. ha detto che gli hanno hackerato l'account di Twitter. Sì, purtroppo quelle cose lì all'epoca non funzionavano. Comunque era stata una gran bella esperienza anche quella, perché abbiamo girato Pizzoferrato nel pomeriggio, anche intervistando le persone, soprattutto gli anziani che magari avevano avuto l'occasione di conoscere lui e la famiglia o millantavano di averlo fatto. Ed era stato bellissimo vedere come le leggende metropolitane su Bruno, eroe di Pizzoferrato, si fossero diffuse ovunque. Quindi parlavi col vecchietto, ti dicevi: una volta Bruno alla festa di paese ha sollevato con una mano un cavallo, e l'altro di fianco: sì, è un cavallo ma con una persona sopra, e lui l'ha sollevato sopra la testa. E noi che ridevamo, gli davamo corda per avere questi contenuti interessanti. È stata una bella esperienza. Poi Bruno di per sé era stato super gentile. Un momento imbarazzantissimo quando, con tutta la popolazione, il sindaco, eccetera, c'è il momento in cui viene scoperta la statua che il comune di Pizzoferrato gli aveva dedicato. Siamo tutti rischierati, la famiglia, un Bruno visibilmente commosso, tolgono il telo, ci aspettavamo il lottatore, eccetera, e c'era una figura astratta che non diceva nulla, ed è calato il gelo sulla piazza, proprio il totale gelo, così. Una roba di E quelle. poi c'era anche lì l'artista, aveva spiegato che era lo sportivo nell'atto di fare sport. Ok. Poi, se non Sembra sbaglio, anni abbastanza dopo gliene hanno sportivo. dedicata una più bella, però l'avevo visto su internet, che è tornato a Pizzoferrato un'altra volta. Probabilmente hanno spaccato a mazzate la statua precedente e l'hanno E anche sostituita con qualcosa. compreso la spiegazione dell'artista. Sì, probabilmente con l'artista hanno spaccato la statua. Però, Dicono che sono è la seconda volta che dice cugino Sinibaldo. il cugino Sinibaldo, anche qui. Ovviamente eravamo tutti dei giovani simpatici, e girando nel paese c'era aggiunto questo nome di questo parente, tal Sinibaldo San Martino, e un membro dello staff, durante il clou della cerimonia della statua, si era infilato nelle foto di gruppo della famiglia San Martino, e noi avevamo iniziato a dire che era il cugino Sinibaldo. E c'è questo mito personaggio del wrestling web di tanti anni fa, che non so che fine abbia fatto, che è nelle foto di famiglia di Bruno col sindaco, eccetera, c'è lui così, tutto serio, ed era per noi, lui era il cugino Sinibaldo San Martino. Quello è. Sì, ma infatti lui si è presentato anche come tale in giro, credo, quindi questi aneddoti qua ci Vivendo di rendita, sarebbero vivendo di centinaia di rendita. puntate da fare. Salutiamo di nuovo Stream Elements, intanto, che segue Grande. sempre Stream Elements. Ah, grande Il bello streamer. che ho letto per vedere cosa ci chiedeva di così interessante e lungo. Ci segue sempre, sempre. Sembra. Grande, è un numero uno. Se uno non lo sapesse, cioè, vai a credere che sia un botto. Poi dà tantissima importanza agli iscritti, lui, secondo me, Sì, quindi uno che ha li capito coccola. tutto. Li coccola. Poi, appunto, uno che viene dall'esterno dice: ma sarà mica un botto? No, no, invece ti segue tutte. È un lavoro preziosissimo, veramente, ma mai prezioso come un attacco bene alle cose, come il Bing di Edoardo, parte 2. Ha recuperato gli appunti, eh? Recuperati, per me li ha Ho recuperati. recuperato gli appunti in fondo alla bottiglia, come si suol dire. Bene. Eravamo rimasti alla fine Della parte 1, alla fine sì, della della parte parte 1, uno, quindi non, che te sai dove benissimo qual praticamente è la il fine della Dark Order parte ci 1, aveva vero che lo sai? dimenticato. E possiamo anche ricominciare, no, scherzo. Dove il Dark Horde si è dimenticato di arruolare, è andato via Punk, Senza volere è uscito, perché è uscito Punk, ha riso ha riso troppo. nella...
capito troppo. Ma io una cosa non ho capito, praticamente loro, tanto aspetto che ritorna poi, sì, sì, dietro, sì. Poi. Ma praticamente lui con una crew di giornalisti è andata da Bruno San Martino a Pizzo Ferrato e hanno fatto un'intervista, e questa intervista è uscita su internet. Loro erano nel sito e hanno fatto una chiacchierata che è uscita con Bruno San Martino, l'hanno esposta a pubblico dominio e a distanza di chilometri Bruno San Martino stava finendo nella merda, ha avuto un po' di casino perché rischiava una denuncia volendo per diffamazione o cose del genere, così niente di più. Non aveva capito, stava cercando gli appunti e non aveva capito cosa era successo. No, così tanto per capire. Va bene, insomma, niente. Il Dark Order non ha arruolato Hangman Page, quindi possiamo continuare con Speak Spanglish di Abrahantes. Abrahantes, che tu segui assiduamente. Io seguo assiduamente perché seguendo la telecronaca in spagnolo, la fanno Abrahantes, Willy Urbina e Dasha González. Anche questo, sketch ho dovuto rivederlo un paio di volte perché avevamo Dasha González protagonista. Strano, che ti dico con quel pantaloncino di pelle, insomma, praticamente che succede? Succede che il nostro Abrahantes fa la sua presentazione classica dello Speaking Spanglish, ma viene interrotta proprio da Dasha González, che gli dice: vieni con me, dobbiamo parlare. Bene, che succede? Lo mette a sedere su un tavolo rotondo dove ci sono i tre della Inner Circle, Santana, Ortiz e Sammy Guevara, perché è lo Spanish God, quindi pure lui sa lo spagnolo, anche se non è vero. E poi c'è un'altra persona che dovrebbe essere, quello dovrebbe essere Willy Urbina, se non erro. Sì, è Willy Urbina. Willy Urbina. E Dasha González stessa. Praticamente cosa sta succedendo? Sta succedendo un classico intervention, come si suol dire. Prende il gruppo di recupero, gli amici che aiutano a risollevare le sorti di un amico che se la sta vedendo brutta in una determinata situazione. In questo caso che cosa abbiamo? Ricolleghiamoci a quello che è successo. Sì, alla How I Met Your Mother, esatto, l'intervention. Praticamente che succede? Succede che la settimana scorsa Abrahantes stava vedendo in una situazione un po' particolare il video sempre del Being Delete della puntata doveva essere lo special Halloween con il Dark Order, e lo stava vedendo mentre stava bevendo la bevanda, cioè l'acqua allungata con la polverina magica del Dark Order, quella viola. In uno stato di eccitazione, perché era tutto così. Quindi praticamente loro hanno il gruppo Spanglish decide di aiutarlo e di fare questa intervention. Prende in mano la parola Ortiz e Santana, che gli spiegano: noi veniamo da Brooklyn, siamo gente della strada, quindi sappiamo come va a finire questa storia. Noi siamo andati nella scuola pubblica di New York, sappiamo come va a finire. Guevara che dice: sì, è vero, loro sono andati nella scuola pubblica, loro sanno, quindi stacci a sentire, devi stare attento. E Abrahantes dice: ma scusate, voi siete? Fate parte di un gruppo, di una crew, che si chiama Inner Circle, che come hobby principale saltate addosso alle persone e gli menate. Ma volete venire a farmi la predica a me? E loro dicono: ah, è vero, hai ragione, ritiriamo. Ritrattano pure loro come facciamo noi qua su Twitch, uguale, lo stesso modo. No, assolutamente. Sono stato frainteso. Esatto, in questo modo anche loro hanno fatto così. Se non che arriva Willy Urbina che spiega spagnolo e che dice: guarda, te lo stiamo dicendo noi, te lo sta dicendo Dasha, te lo sto dicendo io, qua dobbiamo andare avanti, e quindi un passo alla volta ti devi rimettere in sesto. Abrahantes dice: ma questo parla spagnolo, io parlo Spanglish, non capisco un cazzo. E Dasha gli dice:
non è importante quello che dice, è importante il gesticolio delle mani, che è quello ti fa capire, vedi, è un passo alla volta. Allora Abrantes dice ok, va bene, avete ragione tutti quanti, adesso facciamo una cosa onesta, prendiamoci per mano, e non l'hanno potuto fare per il discorso del Covid, quindi diciamo prendiamoci con i pugnetti e preghiamo tutti insieme in modo tale che io riesca a farmi rinsavire in questa situazione. Mentre tutti con gli occhi chiusi pregano, che fa il buon Abrantes? Cellulare alla mano e ordina delle empanadas che gli vengono portate delivery da un guitto mascherato, che noi sappiamo chi è, che è Chiuti mascherato. Chiuti. Chiuti mascherato, che porta l'empanada sportodos. E quindi praticamente tutti sono totalmente attenzionati dal discorso che sono arrivate le empanada, se ne fregano altamente di Abrantes, che nel frattempo piano piano in sotterfugio se la dà a gambe levate, anche se viene rincorso da Guevara e Santana, mi sembra, Ortiz, se non mi ricordo. Ma il piano di distrazione, la mossa Kansas City, ha funzionato anche in questo caso. Ultimo sketch, abbiamo il BTA Championship con John Silver contro Captain Sean Dean. Match che si svolge come skits, cioè skits through the walls, come ha detto Silver. In questo caso cosa succede? Praticamente tu devi tirare le Skittles, che sono delle caramelline piccoline alla frutta, stile, provenendo dalla stessa forma delle Smarties, solo che sono fatte alla frutta, le devi tirare addosso al muro e di rimbalzo si devono avvicinare il più possibile al muro. Chi tira la caramella più vicino ha vinto. Imprevisto, che succede? Che la telecamera del Concader finisce la batteria, e quindi hanno dovuto rifare un'altra volta la sfida tra Captain Sean Dean e John Silver. La prima sfida non registrata l'aveva vinta John Silver, e anche la seconda sfida registrata questa volta l'ha vinta John Silver, mantenendo così il proprio titolo BTA Championship. Gli danno, consolidando la sua posizione. Gli danno una difesa in più titolata, oppure non gliela... è in sanctioned? Gli danno la difesa in più titolata, doppia difesa o no? Non è mai esistita quella di prima. Nessuno ne sa niente. Nessuno. Però ne hai parlato, quindi vuol dire che te ne sai qualcosa. Io sono santo, io sono tutto. La santità. Scusa, stupido io a omettere la cosa. In effetti. Quindi ecco, in realtà quella cosa non c'è mai stata, c'è stata solo questa. John Silver non era proprio contentissimo di rifare la sfida, fortunatamente ha vinto, così almeno ci siamo tolte le ire di John Silver. Ma l'hanno detto, quindi tutto è bene, ciò che finisce bene? Assolutamente, assolutamente sì. E questa volta il Bing Direct è finito così. Subscribe con la pedata. Do you like that video? Do you like that video? And subscribe for more. Quindi abbiamo finito Bing Delete di questa settimana. Nel prossimo di cosa si parlerà? Non lo so, per non farlo mai. Non farlo lo so. Mai. Non ve lo posso dire. Non ve lo posso dire. Però veramente non... ha ragione, Draco, hai ragione. Purtroppo quando si parlano di santità qua... Però... deve stare attento a santità, perché, cioè, ora non è perché si avvicina al mio compleanno, ma parlare di santità con uno che non solo è nato il 25 dicembre, ma ha avuto anche la sfiga di nascere a mezzanotte del 25 dicembre, la sua santità se la mette in quel posto lui, perché io lo comando, cioè, non è che... Settimana prossima ci sarà il match. Il match è quello vero. Scontro al vertice, settimana prossima. Esatto. Ah, allora, quanto... Vabbè, siamo ancora pochi minuti, poi andiamo, perché dobbiamo mandare a letto Pac, perché io so una cosa che voi non sapete, Pac, so che deve svegliarsi presto, quindi lo abbandoniamo. Anche tu devi spalare la neve come tsunami settimana scorsa.
Ecco, mettiamola, vedi che mi è cascato anche il telefono. Mettiamola, mettiamola così, sì, ci sarà della neve da spalare. Mettiamola così. Molta neve da spalare. Molta. L'ora da discount. Peggio. Il legno che hai dietro a quanto ce l'hai di distanza dalla testa? Perché è tutta la diretta che ti stemo. No, no, una buona quarantina di centimetri la trave. La prospettiva era che appena ti girato. La prospettiva è pericolosa, ma no, no, sono al sicuro. Fabrizio, sì. Vorrei sapere tutto. E quindi, Pac, visto, fatti una domanda e datti una risposta. Fatti una domanda e datti una risposta, mamma mia. No, il futuro, prima hai parlato cosa progetti per il futuro. I progetti per il futuro del wrestling? Cioè, ti vedi ancora in Viva o in altre cose oppure stai sempre estemporaneo? Allora, progetti per il wrestling è continuare a lottare il più possibile ovunque, nel senso che non precludo niente da nessuna parte, anzi, bisognerebbe avere, secondo me, molte più persone che non precludono nulla, ma si divertono a ricevere nuove esperienze e a dare in cambio la propria in giro per l'Italia. Fuori, se ci fosse occasione, magari. Adesso, tra l'altro, secondo me ottenere dei booking all'estero è molto più semplice magari che in passato. Sicuramente adesso devo farmi di nuovo un po' di match fatti bene, riprendere molto bene il ritmo, perché per quanto tu ti possa allenare, il ritmo lo riprendi solo sul ring, molto meglio se davanti a un pubblico, speriamo di poterlo fare. Ma sicuramente io da qua ai prossimi 10 anni, quando sarò ancora più un vecchio di merda, finché ci sarà qualcuno che mi vuole far lottare, lì sarò. La Viva ha dei bei progetti, molto, molto, molto impegnativi. Quello che si vede oggi è una piccola parte di quello che hanno in mente e secondo me, al di là del fatto che parere di parte perché lì lotto e sicuramente lotterò nel futuro, però hanno anche, mi danno l'idea non solo di avere le idee ma di avere anche tanti strumenti per poi metterli in pratica, dove magari altrove ci si era abituati a quello che c'era senza cercare di più o a lanciare idee estemporanee ma non dedicarci sia al 100%, io qui ho trovato un ambiente che non si accontenta di nulla, che fa magari tantissime visualizzazioni su YouTube, ma non passa il tempo a darsi le pacche sulle spalle, anzi dice la prossima volta dobbiamo farne di più, dobbiamo capire come farne di più e tra qualche anno dobbiamo riuscire a crescere ancora e ci sono veramente piani a lungo termine e spero di riuscire a farne parte il più possibile perché ci sarà da divertirsi. In ICW è quella che comunque sia considero la mia casa, anche se sono stato distante tanti anni. Chiaro che lì c'è una concorrenza altissima perché credo sia la federazione italiana che ha il roster più grosso tra roster regolare e ragazzi che si allenano regolarmente da anni. E quindi ogni occasione che mi danno sarò felice di coglierla al meglio. E TCW poi è anche lì è un... So che a qualcuno, perché tempo fa abbiamo fatto un bellissimo discorso riguardo al definire famiglia gli ambienti del wrestling con un ragazzo della TCW che è Mephisto. E tutti e due abbiamo convenuto che a volte si abusa un po' del termine famiglia, perché la famiglia è un'altra cosa. Però, soppesando bene le parole, lì ho trovato un ambiente super caloroso dal primo giorno che mi hanno visto e per essere un ambiente che è stato per anni maltrattato e guardato dall'alto in basso, ma mi ci metto anche io perché quando lottavamo all'epoca avevamo questo brutto difetto nella prima ICW di guardare un po' tutti dall'alto al basso
o si sbaglia e lo si ammette, si va avanti. E un ambiente così dovrebbe essere, secondo me, molto meno ricettivo. E invece mi hanno accolto a braccia aperte, siamo diventati tutti amici, e io lì spero appunto di poter lottare tanto e ancora, poi appunto dove capita, capita. Tanto se non sbaglio, cioè se non sbaglio nel senso so di non sbagliare, ma vabbè, mi piace far vedere che avevo ragione, che indovino, la PCW ha una sede anche a Genova. Sai che non lo sapevo. So che hanno fatto Genova era Rapallo, se non sbaglio. Anche Rapallo, Genova era Rapallo. Ok, pensavo che lì collaborassero e basta, comunque il mondo... Sì, ora non so se il mondo è quello. Per esempio, andare a lottare da quelle parti non mi dispiacerebbe, se capitasse l'occasione. Senti, là, ti tengo il parcheggio per la macchina. Beh, che ce ne sono pochi. Ah, l'aveva, Mister Fava, non c'è più a Genova, ok, basta. Allora solo a Milano. No. Perfetto. No, davvero, parlando con loro... Ho scoperto tantissime storie che venendo da ambienti diversi ignoravo e di quante delusioni hanno dovuto patire da persone di cui si fidavano, che ho anche ammirato la forza di continuare ad andare avanti perché hanno superato certi ostacoli che non so se altri avrebbero superato. E continuano a fare il loro in barba ai pareri a destra e a manca di chi gli vuole male. Io posso solo dirne bene, quindi davvero è stata una gran bella scoperta. Tra l'altro so che non mi segue in live perché mi ha detto che non aveva tempo, ma la vedrà registrata l'arbitro della TCW, Ref Matt. E lui secondo me viene bene per spiegare una delle cose più belle del wrestling italiano, che è quella che ti permette di conoscere tantissime persone da tutta Italia e che non avresti mai avuto occasione di conoscere. Io sono andato a lottare lì la prima volta con lui, penso di non aver parlato prima dello show, se non che gli abbiamo spiegato più o meno com'era il match. Quando ci siamo tornati sul ring abbiamo cambiato uno sguardo e io ho capito che quella era una persona con cui avevo una sintonia totale. E l'abbiamo avuta durante il match improvvisando delle cose e poi dopo ne è nato altro. Però grazie al wrestling e a un'occhiata scambiata nel momento giusto dell'incontro ci siamo proprio capiti. Non capita spesso a questo livello, ma girare tanto ti aiuta ad aumentare la conoscenza di tante persone interessanti. Lui è una di quelle. Sì, 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 sì. E quindi questo sarà il futuro. Ti chiedo se adesso siete sposati, Stefano. Ah, guarda, stavo pensando di divorziare apposta per sposare Ref Matt, ma maledizione, no. Non mi vuole lui. Mister Fava ci suggerisce che forse non è più TCW ma IW. Sì, dovrebbe essere una cosa del... Tutti questi meccanismi interni non li conosco. Comunque sicuramente collaborano perché hanno fatto delle cose insieme. Su quello sono sicuro. Sia con l'arbitro che hai nominato prima, se fosse stato in chat, partivamo al feudo con Mister Fava. Con Mr. Fava, esatto, perché io avrei detto che è molto meglio di Mr. Fava come arbitro. Quando scrivevo Mr. Fava dicevi che era meglio Mr. Fava, cioè quei giochetti proprio da bisogna far così. Tu ridi, ma queste cose c'è anche chi le ha fatte in realtà, no, in questo ambiente. Sì. Tra persone serie questo non succede, però campionario umano è sempre stato molto molto interessante. Il problema è che se uno dovesse scrivere un libro rischia di fare la fine di San Martino che poi deve rettificare tutto. Quindi forse... Devi scrivere il libro con l'avvocato vicino alle postine. Esatto. Poi comincia a dover inventare i nomi, ma poi si capisce. I comma, tutte quelle cose lì. Però sarebbe bello, forse sarebbe bello. Il simbolino di Twitter col pirata per far vedere che t'hanno hackerato tutto. Sì, non ero io. È stato bacchettato dai commentatori, povero Mister Fava. Fava è stato un'altra grande, grande scoperta, vabbè, l'aveva già detto anche Zu, quindi non facciamogli troppi complimenti, se no si monta la testa. No, perché poi, vedi, cioè ora siamo riusciti a convincere. Fava, ti ricordi la data che devi venire? Io mi ricordo. Sì, no, me la ricordo, poi te la dovrò ricordare io. Però poi se no viene, si trova famoso, si monta la testa, fa lo snob. Oh. Quindi no. E anche qui... avremo una vasta serie di aneddoti da raccontare.
Purtroppo siamo tutti molto egocentrici in questo ambiente qui, perché se no non sali sul ring se non ti piace metterti su un palcoscenico. E c'è chi la cosa riesce a assorbirla bene e c'è chi invece al primo alito di successo prende una strada che non è molto piacevole per chi gli sta intorno. Ne abbiamo visti parecchi, poi ci si scherza anche però... tanto nell'ambiente. Fava ti dice che resta matto, però non ha mai avuto una cena con Malacarne e Massimo Panico. Okay. Quella cena lì, su quella cena potrei scrivere un libro, perché so che né Malacarne né Massimo Panico mi querelerebbero. Non lo posso. Sei tranquillo. No. Tra l'altro, ecco, una cosa bella della Viva è che mi ha fatto riassaporare i bei vecchi tempi in cui dopo lo show, dopo gli allenamenti, si andava a mangiare insieme in totale cazzeggio. Quelle uscite degenerate, in ICW le facevamo tantissimo dopo gli spettacoli a Pavia, erano gli show dell'Academy dove il roster regolare lottava con i ragazzi che stavano debuttando, e c'era una pizzeria lì vicino e tante volte ci divertivamo molto di più in pizzeria che non durante lo show, succedeva di tutto. Con la Viva ho iniziato a riassaporare quell'ambiente lì, voi anche perché... in una fase di ripartenza, quindi ci sono i ragazzi nuovi, c'è un clima di fermento, però proprio anche il piacere di stare insieme al di là del lottato e delle due chiacchiere prima di tornare a casa, lì si sta costruendo qualcosa di più, dal banalissimo gruppo WhatsApp dove si era partiti per parlare dell'organizzazione degli show e si è finiti al cazzeggio più delirante. A questa cena, vabbè, questa cena qua esiste una foto mia e Zudi e del buon Fava stupefatti di fronte al livello raggiunto dai discorsi degli altri due. Tevini è come Bukowski, che illudeva la gente di essere un animo fine perché scrive, perché sensibile, poi bestia terrificante. Ricordo uno scambio di frasi che ho fatto con Malacarne, ma proprio due o tre frasi, e veramente io ero piegato in due da ridere, cioè non ce la potevo fare. Sì, sì, sì. Non se lo ricordo meglio di me. Sì. È vero, tanta... è vero, sì. Secondo me una combo fantastica sarebbe il Malacarne con il mai abbastanza citato Manuel Maioli. Secondo me ti spari una serata con quei due lì. Impari tutto quello che devi imparare della vita. Io so che non mi costringa signor Fava a farla bannare da Draco perché scrive in caps. Fava, non urlare. Non urlare. Rispetto. Che dal nulla ho ricevuto, ma è partito un discorso così sul massimi sistemi e alla fine ho ricevuto una lista dei migliori porno da vedere assolutamente almeno una volta nella vita. Temevo che se... compreso quello con Brigia D'Amico. Roba di tutto rispetto, aggiungerei. Beh, una cosa simile mi è stata detta da un mio amico che ha scoperto che facevo wrestling. Però mi ha dato l'idea di una nuova categoria da ricercare. Ok, sono servito a questo. Invece che guardarsi Viva il Wrestling, vabbè, peccato. A qualcosa sei servito. Cioè non è sì, che... sì, sì, no, ma infatti lui mi era abbastanza grato, mi ha raccontato tutto, con sì, vista di particolari. Sì, Stefano, quello che fa finta di non sapere quando deve venire è l'8 gennaio. Sì, 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 sì. Sì, l'8 gennaio. Saremo nel pubblico a importunarlo, sicuramente. Domande scomode sulla sua vita. Cioè, mandatemi tutte le domande che gli posso fare. Cioè, battiamo le palle. Quelle che gli diano fastidio, però. Sì, cioè, battiamo le palle della All Elite, parliamo solamente di... Sì, beh, già stasera ne abbiamo parlato poco. Niente, zero. Speciale Fava. Sì, no, proprio un speciale Fava per metterlo in difficoltà il più possibile. Sì. Cerchiamo tutti gli scheletri nell'armadio, match dove aveva commesso errori. Cioè, e pensa a quelle cose lì, te, Tsunami, Stefano se sa qualcosa, chiediamo a Puttini che lo conosce bene. Sì, beh, esatto, Puttini infatti si conoscono dalle elementari loro. Sì, Puttini ne avrà da raccontare su Fava, mamma sì, mia. Dopo le cose più truci di Fava che dobbiamo scoprire. Da parte. E vabbè, come dicono quelli bravi,
comunque si è fatta una certa, così poi facciamo prendere l'autostrada a Pat, non adesso, spero, perché sennò no, beh, coprifuoco in anticipo, poi c'è il coprifuoco. No, adesso devo fare delle valutazioni sul vestiario, perché... però non possiamo dire niente. Sono delle valutazioni sul vestiario, appunto. Vedremo. Questa bisogna studiarla, Fava, come sarà la serata. De Gheglio. No, comunque, niente, no, scherzi a parte, chiudiamo per davvero, perché poi è quasi mezzanotte, quindi non guardiamo il nuovo giorno che arriva, quindi restiamo nel vecchio. È arrivato anche il cane a salutarmi. Io, a me mi sono messo a dormire qua accanto, quindi sta normalmente non ha... Vai in live, cane. Ciao. Ah. Testa è enorme. La testa sembra enorme. Sì, è bella cagnolona. O è tutto enorme. Io sapevo che voleva dire Marcello. È come Bridget the Midget, è tutta testa. Esatto. Donna Nana, tutta tana. Cioè. Ah. E, Donna Midget. Lo sapevo che voleva dire Marcello, Fava. Non so perché, mi ricordo che avevo un'amica di Venezia e quindi delle parole le so. Quindi comunque vi ringrazio dell'ospitata, è bello grazie avere queste platee qui, perché anni grazie fa non avremmo mai pensato di avere delle persone che si sbattevano per promuovere il wrestling italiano, perché al di là magari la gente veniva a vederti, ma creare qualcosa anche per promuovere la nostra attività è proprio bello, e credo che poi te lo dirà chiunque passi da qui. Ci saluta Alessia. Quello di qua che c'è passato al momento, Luke Zero, Tsunami è lui, quindi ce l'hanno detto loro. E te lo dirà anche Mr. Fava, anche se vabbè, sai, lui non è sempre gentile. Andiamo a dire... E quindi... quindi... L'ha tolto subito, non sono riuscito a leggere. Tanto non sta guardando qui. Adesso telefono. Vi dirò se, nel post vi dirò se è vero, comunque sta avvicinato. E qui no, grazie mille Enrico, che stavolta ha fatto, no, voi non lo sapete, ma è un ospite anche lui oggi, Enrico. Grazie Enrico, tanto grazie, intanto lo chiamiamo, quindi, no. Leonardo, grazie a te, grazie a chi ci ha seguito, compreso quello eccetera, e grazie veramente mille di nuovo a Pat, che lui faceva ringraziava perché per la cosa dovresti, invece siamo noi che dobbiamo ringraziare te, perché tanto dovrai ritornare prima o poi, quindi cioè, se, non ti ringraziamo, anche perché se non ti ringraziamo poi non torni, cioè, il concetto no, faccio l'offeso e vado alla concorrenza, ammesso che esista. Esatto, quindi devi, sì Alessia, devi recuperarti la serata, perché Pat ha detto tutte le cose interessanti. Siamo sull'Olelite, siamo stati un po'... Sì, oggi siamo andati un po'... Siamo andati leggeri. Oggi mi ero guardato tutto Dark per fare quello che sapeva le cose e non ne abbiamo parlato. Non so di quali messaggi tu stia parlando. Ah, il messaggio... Sì, sono dei begli animali. I suricata sono dei begli animali. E quindi... Dovrò narrare dopo, adesso nell'extra, adesso dopo, quando, appena chiudo, andrò a narrare. Sapremo le cose veramente interessanti. Le cose come stanno. E... No, il mio si chiamava imbarazzo, è diversa la cosa. Si chiamava imbarazzo in questo momento. No, non è che non li legge, è, no, li vuole, è voluto evitare, li stavo evitando qualcosa di diverso. Vabbè, comunque veramente grazie a tutti chi ci ha seguito, chi non ci ha seguito, e basta. Basta. E domani, non domani sera, ma domenica sera ci dovrebbe essere, metto il condizionale perché non si sta lo speciale su questi. Sicuramente c'è Draco. Sicuramente con c'è chi Draco. Non si sa, ma ci sarà farà lo speciale TLC. Preview. Lunedì ci sarà Giudici di Corda, Giudici con Bossani e la Spina, Cante, martedì Taverna,
E poi via 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 che le settimane, che i giorni della settimana vanno avanti, la giovedì Battle Rain, settimana prossima, venerdì prossimo, super puntata, venerdì prossimo il late night sarà una Christmas Edition. Sarà per Christmas Edition, sicuramente ci siamo io e Leonardo, poi sì, non so, poi molto probabilmente saremo solo noi due. Ricordatevi che le domande, per chi ci segue dal gruppo, le domande che volete fare per il Soccol Mailbag, che non ci sarà, le dovete fare per il late night. Quindi o le spedite a me o le spedite a Stefano lo stesso, o sotto il Soccol Mailbag, però le leggeremo. Questo sarà un ole di... Sì, preview. Ah, sarà c'è un late night con Drago domenica. Ah, c'è del Phenomenal? C'è del Phenomenal ufficiale? Ok, c'è del Phenomenal, c'è, ok. Ah, è vero, mercoledì cambia il palinsesto, il Purple Rain, ci sarà... Mercoledì, perché il 23, perché il 24 lui si deve fare il cenone. Perché il 24 ci dobbiamo ubriacare tutti quanti, quindi il 23. Sì. Mentre questo late night, per chi non l'ha visto, lo caricheremo anche sul YouTube di All Elite Italian Podcast. Fate ancora qualche iscrizione, perché ce ne mancano due per fare 600, quindi quando lo guardate, se non vi siete iscritti, fate l'iscrizione, sì, e così sì, saliamo sì, ancora su YouTube, saliamo ancora come All Elite Italian Podcast, quindi è la parte che è la parte poi quella che conta. No, anche questa forse, forse non lo so. E ho detto tutto? Sì, forse ho detto tutto. Mi sembra di sì, mal che vada. Se non ho detto tutto, riapriamo un'altra live domani e ridiciamo tutto, sempre con Pac presente, però. La riapriamo tra 8 minuti, perché tra 8 minuti è già domani. 8 minuti la riapriamo. E se ci siamo dimenticati qualcosa, comunque, basta. Buona serata a tutti, buonanotte. 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 Ciao, ciao.